clamorosamente. Buonasera, ben ritrovati. Notizie, polemiche, informazioni, il calcio ritorna immediatamente nei suoi cenci. Ma la notizia più importante è che fra un attimo vi daremo gli orari in anteprima, come è nostra sana abitudine, pressoché ufficiali delle prossime partite della Serie A. Poi discuteremo del movimento di opinione che sta attraversando Firenze, parleremo delle dichiarazioni del capo supremo del calcio, insomma tante cose per divertirsi in queste prossime due ore di trasmissione che saranno come sempre animate da messer Angelo Pollina. Ciao Angelo, ben ritrovato. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. L'uomo che indovina e prevede e che sa soprattutto tutto. Indovino o no? Cerco con equilibrio sommessamente di ragionare e non di fare le buffonate che portano a gente di dice scappa, come ha detto Carina. Cercare di ragionare, buon senso. È un piacere risalutare finalmente davvero Michel Isler. Ciao Michel, ben ritornato. Ciao, buonasera a tutti. A casa, nelle pronti a mordere, come sempre, i dioscuri di A Tutto Gol. Maurizio Canino, direttore di Controcalcio. Ciao Mauri. Buonasera a tutti. Michele Tossani, lagabbiadiorico.com. Ciao Michi. Ciao Giorgio, aspetto con ansia le dichiarazioni. Hai detto le dichiarazioni del capo supremo del calcio, quindi ha parlato lo Tito oggi? Ha parlato lo Tito. Greta Beccaglia, impostazione news e mail come sempre. Come sempre per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com e tramite SMS e WhatsApp al 342 1971 871. Allora, gli orari, Greta, delle primo partite argomento di Serie A, il primo stasera. Argomento, alle 17:15 si giocheranno 10 partite su 124 di Serie A, tutte nei tour del fine settimana, niente match diurni nel primo weekend di gara. Oltre metà dei match verrà programmata alle 21:30 e una cinquantina alle 19:15. Nessuna squadra inoltre giocherà più di due partite in diurna. Juventus-Lazio, ovvero il big match, giocherà quasi sicuramente il 20 di luglio. Che è un lunedì sera. Sì. Mentre nell'ultimo weekend di campionato, cioè agosto, tutte le partite in serale, cioè alle 21:30. Ecco, e perché terminerà domenica 2 agosto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il tanto paventato dubbio dell'Associazione Calciatori di giocare il pomeriggio non c'è, perché 10 partite nei weekend contano poco e nulla. Tutte, molte, metà alle 21:30, 21:45, ora il quarto d'ora va e viene, mi fa specie un pochino sapere che già Juventus-Lazio è un posticipo del lunedì, quando non sappiamo niente di tutto il resto. No, perché secondo me hanno già il calendario completo. Certo, loro ce l'hanno già. Ce l'hanno già il calendario, hanno fatto uscire per la notizia. Perché è la Juve. Perché la Juve, la stampa, ma il resto ce l'hanno già tutto il calendario compreso. Cioè, quando dico il buon senso, Giorgio, noi ormai da tempo, noi la trasmissione, mi dispiace chi non ci ha potuto vedere perché aveva altre cose, ma noi abbiamo fatto trasmissione sempre, io e te siamo sempre stati qui. Non abbiamo mai perso un colpo. E abbiamo detto le cose con buon senso, con equilibrio, dicendo guardate, non ascoltate come dire, quelli che... Pessimismo oggi, ma non è nemmeno pessimismo, Giorgio, è gente che è improvvisata, che pensa di conoscere il mestiere, non conosce, è male informata, dice cose senza senso, ma è chiaro che sarebbe stato così, che avrebbero fatto ripartire il calcio, perché il calcio, come si è sempre detto, è anche un messaggio a ripartenza del paese, al di là di quello che rappresenta economicamente, l'abbiamo già detto, no, diventiamo anche fastidiosi, ma il calcio è anche un modo, come giustamente ha detto il presidente Gravina, di un segnale al paese che forse una serenità riparte, con tutti i presupposti, le garanzie, mi sembra giusto e opportuno, ma dietro al calcio non è solo il mondo del calcio, sono le televisioni, i giornalisti, c'è un mondo che ci lavora, c'è un mondo di giovani che sono affacciati, ma vuol dire salvare anche le categorie inferiori o meno, ed era normale certamente aspettare il momento più opportuno per partire. Pazienza. Un po' di pazienza. Finirà agosto, qualcuno dice, ha visto Giorgio così ti do, ma agosto c'è caldo, perché la gente non lavora col caldo, che problema è? Lavorano dopo cena, questi problemi io non me li pongo più nemmeno, non me le fare a me queste domande. Oggi c'è stata una dichiarazione che credo ti farebbe piacere, Marco Tardelli, che sarà il futuro presidente dell'Associazione Calciatori, certo, quando ha letto questa notizia ha fatto girare un commento dicendo ma ci preoccupiamo di 10 partite del 5 quarto?
rivolto ai suoi dell'associazione certo. calciatori, ha detto per carità non facciamo ridere, preoccupiamoci certo. di altro. Certo. Di chi sa di calcio e chi ha, no. Ha concluso in rete un assist meraviglioso e gli ha dato Tommaso, anche perché voglio dire, uno basta ripensi un attimo ai mondiali del 94 negli Stati Uniti. Bravissimo. Che, cioè, giocava, se non, ricordo male, la finale Brasile-Italia a mezzogiorno e mezzo con 40 gradi. E cioè, al 92% di umidità. Di umidità. Perciò voglio dire, non stiamo tranquilli, quindi, stiamo sereni. Per chiave Fiorentina, perché vedo già Michel preoccupato di non riuscire ad avere ben presente il calendario. La Fiorentina gioca o alle 7:15 o alle 9:30. Quasi tutte le sue partite, ne mancano 12, ne giocherà 10 a questi orari e probabilmente 2 alle 5:15. Mi sembra essere un bene, buon risultato. Ti va bene, no? Sì, mi sembrerebbe. Perché... Ma soprattutto Michel... Poi bisognerà vedere, ragazzi, perché il punto è questo. Di tutte, quante sono? 120 partite? 124. Quante avranno un reale significato di classifica, di interesse? Io credo che... Una volta scremata da questo lotto di partite il numero delle gare che non hanno nessun risultato pratico, assisteremo gare. Vi siete messi d'accordo? Non sarà né caldo né freddo, ma voglio dire. Michel, questa quarantena, secondo me, ha trovato molto buon senso. Molto buon senso. e soprattutto ha trovato. Guarda, ti vorrei dire con equilibrio. Che me l'hai detto più spesso, anche prima della quarantena. Ma ora l'hai trovato senso, di più. Buon senso. Ti sto facendo un ulteriore complimento, penso che tu l'accetti. No, perché lui ha detto la cosa che tu dicevi prima. Sì, che lo dico sempre. La prima è partita, chiaro che Michel ha più 4. Ora, quando noi ci piace anche scherzare, stasera faccio serio. Con Michel ci conosciamo da una vita e ci possiamo permettere anche di battute. Michel è uno che ha la sua storia, conosce. Il mondo del calcio, conosce come giornalismo, fa un discorso di buon senso, come è sempre stato nel campionato. Arriveranno partite che, come è sempre stato prima, a finale di stagione, quelle partite che non hanno interesse né per retrocedere, come dire, quella mezza classifica non conta niente. Finiscono 4-4. Sicuramente 0-0. Saranno partite, Michel, come ha detto, 0-0. Non c'è dubbio. Senza voler questo. Mettere in dubbio che ci sono accordi è normale, è sempre stato così. In tutti i campionati amichevole succede ufficiale. Questo. È vero o no? Certo. È come se fosse un amichevole ufficiale. Io vi ricordo, poi ci sono i risultati, come dire, di un certo tipo che fanno comodo a tutte e due le squadre. Insomma, sì. Però una volta finito giochi, l'interesse di classifica, sì. Se non rischi niente in una partita poi dove tutti e due non rischiano niente, figurati. Michele, che dici su alla luce di questi orari, tu che sei l'uomo degli allenatori? Ma io avevo già fatto l'altra volta il paragone con Stati Uniti 94. Esatto. Sarà una via di mezzo tra Stati Uniti 94 e il mondialito di Canale 5 di primi anni 80. Cioè si gioca per esigenze televisive, i giocatori cercheranno di risparmiarsi, come dicevate, soprattutto nelle partite che non conteranno nulla, che saranno la maggior parte, si cercherà di andare al trotto per cercare di risparmiare, perché poi sennò ci saranno conseguenze anche per la stagione successiva, che dovrebbe cominciare il 12 di settembre, il prossimo campionato 12 di settembre, quindi da agosto a settembre c'è poco per recuperare e preparare la stagione successiva, quindi mi aspetto che si giochi a basso ritmo cercando di andare al risparmio. Poi bisognerà vedere tanti fattori, perché per esempio anche giocare senza pubblico non è un fattore da poco, perché ci sono alcuni giocatori che reagiscono in un modo e altri che senza lo stimolo del pubblico non hanno più quella garra che di solito hanno quando c'è il pubblico. Comunque, credo che le squadre che sono abituate a giocare ad alto ritmo come l'Atalanta e il Verona potrebbero incontrare maggiori difficoltà, però ripeto, sarà un misto tra Mondiali 94 e Mondialito 1981 come livello tecnico. Intanto avete visto, accompagno della trasmissione, le notizie sotto. È vero, nelle 10 partite, ci eravamo dimenticati di dirlo, nelle 10 partite pomeridiane non si giocherà mai né a Napoli né a Lecce. Cioè Napoli e Lecce alle 5. Io ho solo da un'eccezione che si riparte il 12 settembre, non sono sicuro, la notizia che ho io. Pare, non sono sicuro, perché voi dovete pensare che la Coppa Italia la levano di mezzo subito, come ti avevo detto all'inizio, e poi alla fine è stata così. Ma se ci sono tre squadre italiane. 29 agosto? La finale? No, 29 agosto. Ci sono tre squadre italiane,
che se, soprattutto se organizzate a torneo come si pensa di fare, cioè eliminate le ultime che devono giocare le partite per l'ultimo ottavo, poi le otto squadre che rimangono è tipo un torneo di mondiale, no? La faranno, decideranno la sede, lo faranno una settimana. Parli di Champions. Parlo di Champions, cioè partite secche, partite secche si va in finale. E chi dici che non ci arriva? Nei quarti, no, di finale, nei quarti di finale partite secche. Le quattro finali, ma anche le otto, perché adesso ne rimangano otto, le otto non saranno più partite andate e ritorno. Partite secche, partite sono quattro partite secche, bravo. Va, chi vince va in semifinale, tipo torneo, in semifinale bravo, altre due siccome, partite secche siccome, e poi la finale. Bravissimo, Michele, siccome lo faranno in un giro una settimana e penso di aver capito, visto che stanno disdicendo anche la sede di Istanbul dove è la finale, che penso vadano in Qatar a farlo. Anche? Avevano parlato Germania. Non ho capito bene. Però perché, adesso però, vi dico come un premio alla ripartenza. Invece vi dico le notizie che ho io, perciò non sono verità, ma credo che ci sia anche un buon senso. Dove si gioca il mondiale 2022? Nel Qatar, ma è lontano. Quale meglio vetrina? Gli arabi pagano un sacco di soldi. Questo è sicuro. Pieno per fare questa cosa lì, proprio strapagano perché per loro è una pubblicità enorme, no? E il Qatar ha l'equilibrio. Angelo, bisogna vedere, perché i mondiali in Qatar non a caso si disputano a dicembre. Sì. Quindi è presumibile che adesso maggio-giugno in Qatar faccia un caldo. Io conosco, ti vorrei ricordare agosto, che nel 2009 io sono stato 10 giorni ospite dell'emiro del Qatar come capo delegazione, come capo delegazione insieme a degli imprenditori. Il periodo più caldo in Qatar, ti vorrei ricordare che fra aprile e giugno, perché poi comincia la stagione invernale, si abbassa, cioè il periodo più caldo, 50 gradi al giorno, c'erano aprile quando c'ero io, 50 gradi al giorno, poi comincia la stagione, non è che si torna là a 20 gradi, ma ai 25, 26, vedremo. No, ma finisco e dico questa cosa, questo cosa vuol dire? Che siccome ci sono tre squadre italiane, io mi auguro che... Perché continui a dire tre? Ah, per la Champions, scusami. Scusa, c'è l'Atalanta, il Napoli e la Juventus. Hai ragione. Se queste mentre tre squadre... invece l'Europa League la lasci in Europa. L'Europa League la lascio in Europa e forse in Germania. Ecco perché ti dico le cose che almeno mi sono... Perfetto. E finisco. Significa che se vanno tutte e tre squadre... Cosa che possono con questo sistema arrivarci tutte e tre, Certo. L'Atalanta potrebbe già esserci. L'Atalanta era la più in forma. L'Atalanta c'è già passato il turno. C'è il Napoli e la Juventus che possa, ma anche il Napoli, non ti pensare, c'è una partita che possa passare il turno, ma se rimangono 3 su 8 significa che le tre squadre italiane sono là, secondo notizie che ho io, il campionato inizia il 20 di settembre. Così ci potrebbe stare. Maurizio, si è tirato una riga finalmente? È una cosa che fa fare finalmente una bella figura al mondo del calcio o no? Allora, innanzitutto lasciami fare un piccolo ricordo di una persona che seguiva sempre la nostra trasmissione, che è scomparso ieri sera, il signor Ignazio, che ti seguiva come Angelo, Michel, Vittorio Betti e tutti noi, insomma, della trasmissione. Purtroppo è scomparso, era un tifoso del Cagliari, però stava da tanti anni a Firenze, quindi l'ho voluto ricordare soprattutto perché era un affezionato ascoltatore e è una gran persona. Poi, ritornando alla domanda, sai, doveva ripartire comunque il calcio, perché l'abbiamo detto tante volte, è un'industria importante, doveva soprattutto tutto il mondo che governa il calcio e non solo, doveva trovare il sistema per farlo ripartire. Adesso che poi comunque la situazione, come stiamo vedendo, anche sanitaria, è migliorata molto, direi che si può tirare un sospiro di sollievo e ripartire, naturalmente con le dovute precauzioni, anche per preparare quella che poi sarà la stagione di settembre, che, come tu ricordavi, partirà intorno alla metà appunto del mese di settembre. Sono d'accordo con le considerazioni che avete fatto voi, perché sicuramente sarà un campionato un po' al piccolo trotto, come per usare un gergo ippico, però sicuramente poi ci sono delle cose in palio importanti, soprattutto in Champions, ma anche nel nostro campionato. Questa sfida avvincente al vertice fra la Juventus, l'Inter e la Lazio, e anche in zona retrocessione ci sono tante squadre coinvolte, quindi secondo me ci sarà comunque battaglia. Naturalmente i ritmi poi saranno quelli che saranno, perché le temperature e comunque anche la lunga inattività, però sono convinto che ci sarà da divertirsi, quindi invito i tanti amanti del calcio, telespettatori che seguono anche il calcio qui da noi, la nostra trasmissione, di seguirci, perché ci sarà sicuramente da divertirsi. Michi,
Ecco, a questo proposito del divertimento, ai detrattori del calcio, che non sono pochi. Ce ne sono stati in questo periodo. Anche a massimi vertici dirigenziali. Comunque, al di là di questo. Ma poi ci arriviamo. Al di là di questo, uno degli argomenti che viene portato avanti a suffragio di questo modo di pensare è che dice sono partite non divertenti, guardate in Germania cosa fanno. Io secondo me ho vinto delle partite. Borussia Dortmund Bayern è stata una delle più belle partite. Bravissimo. Pur nel disagio di dover giocare in un ambiente particolare. Ma è normale. Ma per vedere giocare il Bayern Leverkusen, non so. No, ieri ha vinto 1-0. Oggi era il Borussia Dortmund che giocava, non so, credo abbia vinto perché giocava altro. Il Bayern ha 7 punti di vantaggio. Insomma, signore partite. Una partita come Bayern Borussia. In Italia, diciamoci la verità, non l'abbiamo vista. Condivido, sei stato bravissimo a sottolineare questa cosa, perché siccome ci sono i detrattori, ma più che i detrattori sono gente che non capisce, il calcio è una roba seria, lo già dico sempre, bisogna parlarne in poco, invece lo vogliamo parlare tutti, non capiscono di questa roba. Hai ragione, ha sottolineato una cosa giusta, lo sai che cosa viene fuori in queste partite senza pubblico? Chi ha qualità emerge, lo sai chi perderà, chi non ha qualità e ha bisogno di sostegno di pubblico. Allora lì vedi... Perché quelli che giocano, Giorgio, come dire, con la carica del sostegno di, che ne so, il Lecce. Nervoso, sì. Certo. Faccio ora senza. No, è evidente. Il Lecce che ha soprattutto una buona squadra e gioca anche bene. Però il pubblico. Fai il Genoa. Il Genoa è il prototipo. Bravo, Genoa, forse il Lecce non è giusto, perché Genoa il Lecce poi prototipo. In casa non ha mai vinto mai. Genoa è prototipo. Il Genoa è prototipo. Lì patirà, perché non avendo la grande qualità. Chi ha qualità invece, e questa è una cosa che mi fa piacere, che anch'io ho visto queste partite, vedi le grande qualità. Perché non ha bisogno, lì vedi che ha le qualità, non c'è questa roba che noi tutti paventavamo, che succede. Delle grandissime belle partite. Grazie Michele perché ha dato una cosa. Michele, concordi? Poco è importante l'afflusso del pubblico? No, innanzitutto sono contento di aver scoperto, non sapevo ci fossero tutti questi esperti della Bundesliga a giro, diciamo. Fino all'altro ieri non c'era nemmeno uno. Ora sono diventati tutti esperti. Borussia Dortmund e Bayern sono due delle squadre più famose nel mondo. Sky non le guarda. Sky guarda le partite. Il Borussia Dortmund, parlando anche con analisti, con gente che seguono il calcio tedesco anche più di me, perché io non sono nemmeno io fra gli esperti della Bundesliga, la partita col Bayern non ha mai fatto tanti errori di passaggio il Borussia Dortmund in tutta la stagione. Quindi non so, probabilmente è stata una partita divertente perché è abituato a vedere le squadre di Iachini oppure quelle di Pioli. Che trambata che è questa! Sono così le cose. Però per quanto riguarda il lato tecnico è secondario. Qui non si gioca per il lato tecnico, si gioca per motivi che sappiamo. Il clima è questo, perché comunque la pandemia è capitata in questo periodo. Se fosse l'estate non ci sarebbero stati problemi, si sarebbe giocato a ottobre-novembre. Sappiamo che non si gioca per il lato tecnico. Ma per i soldi. Quindi credo che quello sia la minor preoccupazione. No, scusa. Fai reggere Michele. Ognuno giudica come ritiene più giusto, voglio dire. Però a me Borussia-Bayern sembrò una partita divertente, piena di ritmo, di brio. Nel primo tempo poteva segnare il Borussia, poteva segnare il Bayern, e poi è arrivato a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Tu la guardi da esteta del calcio, non da analista. No, sì, ma qual è il problema? Ha ragione Michel, perché quando sono partito il pubblico quanti errori fanno i passaggi? È che non ce ne accorgiamo, è che c'è il pubblico, ti tira più questo, ne fanno molti di più. Ma poi lo sbaglio può far parte del calcio. Ma certo, ma poi aggiungo un'altra cosa, sempre sommessamente e con molta tranquillità. Se vado dietro la teoria al professor Tossani, che tu sai io stimo, un mio amico, ma allora dice, non conta nulla, perché c'è questa teoria, no? Quelli che vogliono dire non conta nulla. Allora il calcio non conterà più nulla nei prossimi 2 anni, perché allo stadio, dimenticatelo di andarci. Però? Però non c'è, perché oggi il virologo l'ho sentito quella televisione. Allora il calcio non c'è più, è come quando c'era il VAR, col VAR finisce il calcio, non conta nulla, e c'erano quelli che continuano a dire, ora c'è questi che dicono, ma tanto non conta perché magari non hanno interesse, devono dire che non conta, non conterà né fra anni, non conterà più nulla, non conterà più il mondiale, che tu hai allo stadio, dimenticatelo, fino a che non è finito tutto, tu allo stadio non ci vai più, punto. Un commento dai telespettatori a casa.
Riguardo agli orari, un nostro telespettatore ci scrive: nel calcio una delle cose più divertenti per i giocatori è giocare in notturna d'estate, altro che il freddo d'inverno. Certo. Vedrete che verranno fuori delle bellissime partite. Come vede Angelo Pollina la ripartenza della Fiorentina? Ma la vedo come... 50 gradi con la vedo, di percento di umidità. La dire all'Italia La vedo, Greta, come tutte le quelle altre squadre. Non è che c'è né un vantaggio né uno svantaggio. Se devo fare un ragionamento di buon senso, visto che stasera siamo in base alla rosa della Fiorentina, clima, e oggi l'ha detto Ranieri, l'allenatore della Sampdoria, l'unico ragionamento serio che si può fare, perché noi non siamo allenatori, noi siamo commentatori, ci mettiamo la testa. L'unico argomento serio che si può fare sono il vantaggio dei cinque cambi, ed è chiaro che chi ha una rosa più importante, come dire, avendo cinque cambi, un vantaggio lo può avere. Però ci sono allenatori che si sono dichiarati contrari. Mentre oggi, per esempio, sì, lo so, perché non vogliono... non è così, giusto. Si sono riconosciuti contrari, ha ragione Michel. Ha ragione Michel, perché chi ha una rosa corta o ha dei giocatori di terzo livello... Sì, certo. È chiaro che quello non li vorrebbe tre, i cinque cambi, perché avvantaggi quelli. Ma Ranieri, che comunque con la Sampdoria, con tutti i disastri l'ha portata su e l'ha riportata ora in zona tranquilla, Ranieri, che è uno di esperienza, dice questo è un ottimo risultato, che a lui gli permette, per esempio, che ne so, fra Gabbiadini, Correa, quell'altro, di farli giocare. Ha avuto numerosi fermi. Per bravissimo. Il finisco solo sulla domanda della Fiorentina. Non ha né vantaggi né svantaggi. Dipende la Fiorentina. Qui c'è solo un punto interrogativo, e forse Michel, che segue più di me la Fiorentina, e anche gli amici fiorentini potrebbero dare. Siccome abbiamo messo in discussione da tempo sempre diciamo l'allenatore Iachini, questo sì, Giorgio, adesso Iachini è come ripartire da zero. Cioè, a Iachini dicevamo, gli scusanti, che la squadra l'ha presa a metà campionato, comunque doveva metterla in ora sicurezza. Ora parte da zero. Qui, e la Ribéry. Qui mi sembra che la proprietà sia stata chiara. Bravo, però Michel, qui sì, come la domanda dice, la Fiorentina è vantaggiata. Non lo so, io qui si vede cosa sta facendo ora sulla preparazione Iachini. Adesso, subito dopo, il punto interrogativo di queste 12 partite, 12 giornate di campionato è proprio quello, perché in teoria può succedere tutto il contrario di tutto. Adesso, subito dopo la pubblicità, rivedremo dove eravamo rimasti con la classifica, con il prossimo campionato. Maurizio Carino, tu che sei il nostro esperto di mercato, sì o no, Linetti Piatek per la Fiorentina? Brillantina? C'è questa indiscrezione su questi due giocatori? Sì o no? Sicuramente sono, no, per me adesso sono voci. Bene, c'è un interessamento, ma... Poi in chiusura di trasmissione tutte le tue anticipazioni di mercato. La pubblicità con Giovanni Testa e con Leo, che questa sera curano le inquadrature di questa trasmissione. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Martedì, 21:15, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Quest'anno ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. In questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te.
poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre relazioni e il nostro modo di lavorare. Adesso però è il momento di ripartire. Infarm, con i suoi 30 anni di esperienza, ti propone il servizio di sanificazione degli ambienti a base di perossido di idrogeno, garantito 100% anti-Covid, veloce, efficiente e soprattutto a costi contenuti ed etici. www.infarm.it. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Inserita nell'albo dei locali storici fiorentini, la panineria Schiggi, con le sue focacce ripiene e anche in veste di alimentari, è pronta a consegnarti direttamente a casa tua la tua spesa, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci a Firenze in Viale dei 1001 CR o fai il tuo ordine. Orario 10-19 allo 055 58 80 76. Mi sono colpevolmente dimenticato di farlo in apertura di trasmissione, lo faccio subito ora. Bentornato a casa, ve l'avevo detto ieri sera che stava andando tutto bene, bentornato a casa Vittorio Betti, che adesso avrà da trascorrere un periodo necessario alla risistemazione di tutte le varie vicissitudini che ha avuto. Con calma potrà riprendersi al meglio, accudito con il consueto affetto da parte di Elena e la mamma, e poi tutto si risistemerà e tutto ritornerà come prima. Fiorentina! Questa è la classifica, Fiorentina è per ora, ma anche gli altri. Questa è la classifica con la quale ci eravamo salutati, perché è un po' di tempo che non la guardiamo, ragazzi. È un po' di tempo che non facciamo il punto della situazione. Sì. Juventus 63, Lazio 62. Anche perché serve per vedere poi cosa succede con il calendario. Inter 54, Atalanta 48, Roma 45. Queste sono le prime 5, perché comunque 6 punti tra Roma e Napoli per la zona Europa che conta. È tanto. Il Milan è fuori dall'Europa, ma non è ancora fuori dall'Europa. Poi Verona e Parma 35, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30. Questa è la terra di nessuno, Michel, quella che non ti dice né bene bene né male male. Però la Fiorentina non è tanto nella terra di nessuno. Da 30 in giù. Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Lecce 25, così come il Genoa, Spal e Brescia, non ti basta? Se le cose vanno secondo logica, te sei salvo matematicamente. Sei salvo? Entro poco. Ma sei salvo già ora? Sì. 2, ora 4, 6, 6, 6, hai 7 squadre dietro. Sì. Hai 7 squadre vincerà dietro. Io non si vi sarà organizzato meglio per questo tipo di campionato. Dai, diciamo. E allora, vediamo... Le puoi vincere tutte, ma le puoi perdere tutte. Vediamo, quindi... Allora, siccome è da venerdì che faccio fare le tabelline per la Fiorentina sulle partite che si giocano allo studio, mi manca Michel stasera. È questo, Michel. Per cui, vediamo le 10 partite, le 12 partite che mancano, 12 partite che mancano, non mi ricordo neanche più. Qui, con il Brescia fai... 1. 3 punti. Certo. Lazio-Fiorentina... Lasciamo perdere. 0. Fiorentina Sassuolo? Ma mettiamo un punto. Ma voglio dire anche 3. 6. Parma Fiorentina? 1. 7. Fiorentina Cagliari? Altri 3. 10. Fiorentina Verona? 1. Sono 11 punti in queste prime 5 giornate di campionato. In queste prime 6 giornate di campionato. Poi Lecce, sei tranquillo con 11 punti in più. Lecce Fiorentina? Lecce Fiorentina? Ma mettiamo 1 anche 12. Qua. Fiorentina Torino? 3. 3 punti vinci? Sì, certo. 15. Inter Fiorentina? Lasciamo perdere. Roma Fiorentina? Lasciamo perdere. Fiorentina Bologna? Fiorentina Bologna, tratterà di vedere qual sarà il tipo di classifica in quel momento del Bologna, ma comunque diciamo un pareggio, così. 16. Spal Fiorentina? 3 punti, dai. 19 punti, ne hai 30, vai a 49 punti. È un gran risultatone. E che cosa ottieni con 49? Niente. Però hai fatto... Però,
Non c'è verso di riagganciare l'ultimo posto. Guarda la classifica, te la faccio vedere, te la faccio rivedere. Se quell'altro hanno 36 punti e ne fanno 15, sono 51. Anche tu ne fai 19, loro 15 sono 51. Cioè, con 49 punti bisognerebbe che tutti stessi. Insomma, io sono stato abbastanza ottimistico. Però no, voglio dire, 19 tutti punti, i risultati... No. 19 punti è nella metà. Venerdì c'è qualcuno che ha detto che fa 24 punti la Fiorentina. Io non mi pronuncio su queste cose. No. 19 io su 19 di Michel sono abbastanza... E ripeto, stasera lo finirò di gran buon senso veramente, perché è normale. Michele ha dato tre partite che non prende punti, sono con la Lazio, con la Roma e con l'Inter. Il resto poi è stato equilibrato, potrebbe farne 18, ne potrebbe fare 20, non è che cambia le cose. L'ordine di grandezza è quello. Però con questi punti qua la Fiorentina si mette in sicurezza, tranquilla, lontani dall'Europa League che finirà a 56-57 punti. E lontano da cioè, la sicurezza si mette in sicurezza, diciamo, finisce il campionato. Il campionato è una terra di nessuno, ma questo ha da essere quello, come era nelle previsioni. E ha ragione Michel, le prime 3-4 partite per la Fiorentina, di là la seconda mi pare sia con la Lazio, sbaglio, sì, sì. Quella con la Lazio è una partita dura, la prima che la inizia la Fiorentina Brescia. Col Brescia e naturalmente quello, col Brescia, sì. Gioca in casa o fuori? Gioca a Firenze, io penso. Vabbè, ma ora ha un senso dire gioca in casa o fuori? No. Non ha sul senso, ma però anche è vero, questo non ha senso, vengono fuori la qualità, però io penso che con il Brescia sono tre punti sicuri, penso che con la Lazio e a Roma, però attenzione, sto per dire una cosa, la Lazio dipende dall'impatto che avrà con l'Atalanta, perché se prende la bastonata, attenzione, fa quello che fece il Napoli, dopo può andare la Fiorentina a Roma e portare anche via il risultato, perché sai Michè, se vince con l'Atalanta si carica, no? E sta dietro a rincorsa della Juve. Ma se dovesse perdere con l'Atalanta, come io invece prevedo, tu puoi andare anche a Roma a fare un punto, eh? Perché la trovi... Alessandro, cioè, Damaiano, ti piace vincere facile? Che discorso è? Meglio una domenica con Greta che andare allo stadio? Ti piace vincere facile? È logico che sia così. Michele e Maurizio, secondo voi la previsione di Michele è troppo o troppo poco? O giusta? Parto da Michele. No, vabbè, è difficile perché poi, ripeto... Molto inciderà le condizioni climatiche, quindi non lo so, magari una partita a luglio ci sarà improvvisamente più fresco, un'altra sarà più caldo. Io credo che il campionato della Fiorentina sia già finito, come quello del Cagliari e quello del Sassuolo. Non vedi il Cagliari potenzialmente scivolante? Se Zenga ci mette lo zampino, sì. Appunto. Bisogna vedere un po'... che cosa combinano, però dietro è difficile che si faccia risucchiare da tutti. Cioè, stagione finita per Baselli intanto, Stagione finita per Baselli, stagione finita per Baselli che non ricomincia Torino. Neanche perché si è fatto il crociato in infortunio, in allenamento. Baselli dove gioca? Torino. Baselli dove gioca? Lesione parziale del legamento crociato. Eccoci. Credo che sarà, ripeto, credo che la cosa del campionato alla Fiorentina... come obiettivi sia finito tendenzialmente. Sarà interessante vedere come finirà la stagione, come la finirà Iachini, perché ha comunque una piccola speranza, piccolissima, di essere riconfermato, soprattutto secondo me per il fatto che non ci sarà tanto stacco fra questa stagione e la prossima. La cosa che non ho capito bene ancora però è la questione dei contratti, cioè come si fa con le squadre che hanno... tipo il Lecce dei prestiti che scadono al 30 giugno, cioè verranno prorogati? Cosa ne pensi? Verranno prorogati situazione per situazione fino al 31 di luglio, nel senso che c'è la possibilità di prorogarli, ma bisogna parlarne con il singolo. Se il singolo vuole ritornare da dove viene, non piglia lo stipendio a luglio, ma torna da dove viene. Questo è banalizzo il concetto. Per cui Saponara... se vuole tornare alla Fiorentina e non stare a Lecce, se il Lecce, perché lo stipendio di luglio è fuori accordo, deve essere una corresponsione concordata, se non si trova accordo sulla cifra uno se torna da dove viene. Ho banalizzato veramente il concetto. Maurizio, le partite sono, bisogna stare attenti soprattutto quando incontrerai squadre che lottano per degli obiettivi, come quelle dammi di testa. Dammi il tuo parere sui 19 punti di Michel, tanti, pochi, giusti. Sai, dovrei rivedere le partite, perché ora dire così, avrei bisogno di vedere il calendario degli incontri, però mi sembra di aver visto Inter e Roma in trasferta e quelle sono partite proibitive.
Poi le anche altre la partite con i volanti, anche quelle c'è da stare attenti a partite come il Fiorentina in casa non ha fatto bene. Né allora parti con il Brescia, poi vai a Roma con la Lazio. Quelle sono partite. Adesso guarda, tra un attimo Giovanni Testa ti fa rivedere le 6 più 6, così ci dici se i 19 punti che ha valutato Michel ti tornano o non. Sono realisti. Diciamo. Brescia, Lazio. Allora, con Brescia devi vincere per forza. E sono tre. A Roma quanti punti quindi fai? Quindi mettiamo 3 punti col Brescia. Lazio non ce la fai perché la Lazio Sassuolo sta lottando per lo scudetto, quindi non ce la fai. Sassuolo. Sassuolo è una partita difficile perché De Zerbi, tra l'altro notizia di mercato, la Fiorentina c'è sopra, come altre squadre, la Fiorentina c'è sopra. E sarebbe secondo me anche la destinazione ideale per De Zerbi. 1-3-0. Partita non facile. 1-3-0. Fiorentina è una partita difficile perché Fiorentina-Sassuolo, un punto, tre punti, zero. Maurizio, partita, Maurizio, sì. Fiorentina-Sassuolo, un punto, tre punti, zero. Fiorentina-Sassuolo, un punto secondo me. Quattro. Parma-Fiorentina, un punto, tre punti, zero. Parma-Fiorentina, 1x. 5. Fiorentina-Cagliari. 1 perché c'è Zenga nel Cagliari. Fiorentina-Verona. 1. Hai fatto 11 punti. Sei paro paro come Michel. Sì, però io a Verona avevo dato pareggio. Anche lui. No, ha detto 1. No, Fiorentina-Verona vince la Fiorentina. Vince la Fiorentina, quindi siamo lì. Lecce-Fiorentina. Lecce, secondo me, 1x. Quindi un punto. Fiorentina-Torino sono 12. Fiorentina-Toro. Fiorentina-Toro si deve vincerla, quindi 3. 15. Inter-Fiorentina, 0. No. Roma-Fiorentina, 0. 1. Fiorentina-Bologna. X. Hai detto 1, 1, Inter-Roma. Ah, okay. Fiorentina Bologna sì, X, quindi siamo a 16, Spal-Fiorentina. Spal-Fiorentina 2. 2, sono 19. Anche tu 19 punti come Michel. Allora sei nella... Anche tu 19 come Michel alla fine. Perché sono i risultati che secondo logica... Secondo buon senso, come diceva Angelo. Poi è evidente che c'è un'area dovuta alla particolarità di questa parte finale della che stagione. Che è solo quell'area lì di particolarità, mica è solo capire com'è Iachini prendendo la squadra dicendo che parte da zero. Questo è il punto interrogativo. Ecco, allora, su questo punto interrogativo ce lo spiega Michele Tossani, che conosce benissimo le caratteristiche degli allenatori. Per Beppe Iachini in pratica è partire da zero. È un campionato di 12 partite, giusto Michi? Sì, assolutamente. E com'è Iachini dal punto di vista dell'allenatore che parte da zero? È un subentrante o è un partente? Bisogna vedere la categoria, perché in Serie B ha vinto tanto e ha fatto bene anche partendo, mentre in Serie A è più un subentrante, ma qui sono tutti subentranti, perché comunque, cioè, è vero che partono da zero, però non è che hanno fatto una preparazione e poi partono, cioè sono stati 2 mesi fermi e poi hanno fatto 2 settimane di allenamento, quindi sono condizioni un po' nuove per tutti. Di vantaggioso la Fiorentina con Iachini è che il gioco della Fiorentina non è dispendioso e quindi secondo me si può adattare bene alle condizioni climatiche. Anche questo è una considerazione estremamente giusta, è quella che fa Michele. Non ci si stanca con il gioco di Iachini, non è Sarri che pressa, non è Gasperini che corre e che quindi ti spremi, è uno che contiene e quindi vai via tranquillo. Di sicuro lui, ecco, c'ha che è l'occasione della sua vita, la sua carriera, pur brillante, perché come ricordava Michele ha vinto 4 campionati di Serie B. Ecco, e io vorrei dire a quelli che dicono Iachini non sa organizzare il gioco, che per vincere anche a livello di Serie B devi avere un certo tipo di organizzazione di gioco, non c'è verso. Ne ha vinti 4 di campionati nel torneo cadetti, però è evidente, lui sarà col coltello fra i denti, ti faccio contento con la mia vecchia espressione, sarà lì perché vuole dimostrare, Beppe Iachini è una persona tranquilla, una persona logica, una persona che sa di avere un'occasione unica e rara, perché viene a lavorare in una piazza che lo aveva sempre esaltato e continua a esaltarlo, perché le caratteristiche dell'uomo non si discutono. Quindi adesso tocca a lui, il presidente è stato chiaro, ha fatto capire, se queste 12 partite hanno un certo tipo di risultati, Iachini resta.
Altrimenti... Io ero fermo alla frase prima, che io se non si credo, ripartiva... non credo che resterà. Infatti, come diceva Maurizio, se si ripartiva andava via, se non si ripartiva restava. Anche oggi mi pare che Comista abbia ribadito il solito refrain, cioè io non ho mai licenziato nessuno. Ho capito. Quindi è evidente che se Iachini dovesse fare bottino pieno, se dovesse fare questi 19 punti che abbiamo fatto il conto, difficile mandarlo via, eh? È difficile mandarlo via. Però non so, però Michel, la io non sono di questa opinione, nel senso che mi pare di capire, poi semmai ci torniamo dopo perché voglio fare un ragionamento dallo stadio o meno, di capire che io non penso che Rocco Commisso sia uno che ha le idee molto chiare. L'avvisaglie che ha dato l'ha dato in questo senso, però bisogna capire lo spartiacque, cosa gli fanno fare a Rocco Commisso, cioè ne discutiamo dopo. No, subito, perché oggi... Giorgio! Sì, Maurizio? No, io volevo dire una cosa, appunto ricollegandomi velocemente a quello che diceva Acchiangelo, che lui è molto ambizioso, lo sanno molto bene anche i tifosi della Fiorentina. Lui prossimo anno vorrà lottare già subito, dall'inizio del campionato, per tornare in Europa. E la Fiorentina ha in mente già i nomi che eventualmente potrebbero arrivare, cioè due allenatori, uno di belle speranze, qual è Roberto De Zerbi. Ricordiamo che è avvenuto anche degli osservatori del Barcellona a visionarlo, perché è un allenatore che piace molto agli spagnoli. De Zerbi al Barcellona? Boh, però smetto di lavorare, c'è il Torino, giuro. Attenzione, c'è il Torino di Cairo anche. Arrivo, De Zerbi, questa è una notizia che vi do in anteprima. Attenzione, perché c'è anche il Torino, ci sono anche altre squadre. Io la Lazio la scorsa stagione sia Lotito che Tari ne avevano parlato, quindi Roberto De Zerbi è un nome caldo. Vabbè. E Commisso lo sa, il suo entourage lo sa, e potrebbe venire a Firenze. L'altro nome che è uscito nelle ultime ore proprio è quello di un clamoroso ritorno di Paolo Sosa. Perché Paolo Sosa? Perché è molto bravo con i giovani. No. È stato l'allenatore, no? Ora sembra, però è un giocatore, magari sembra una notizia clamorosa, però c'è questa idea, perché Sosa, con Chiesa, Bernardeschi e tanti altri, visto che la Fiorentina ha giovani importanti, ricordiamo Castrovilli, Vlahovic e tanti altri, e Sosa vuole prendersi, diciamo, tra virgolette, una rivincita, perché molti l'hanno dato per finito, invece è un allenatore che ha ancora tanto da dare, e secondo me potrebbe tornare in Italia proprio, questo è una voce che mi è arrivata. Vediamo che cosa succede. Miki, cosa volevi dire? No, volevo dire una cosa del Barcellona. De Zerbi è stato invitato, il Barcellona ha anche una sorta di università che si chiama Innovation Hub, e hanno invitato recentemente De Zerbi a tenere lì un seminario per gli iscritti e quelli che si volevano iscrivere per seguirlo. Poi ora da qui a dire che vada sulla panchina lì, c'è un Barcellona non ha preso appena Satin, come si chiama? No, Quique Setién non credo che rimanga l'anno prossimo. Comunque sicuramente lo resta. Non lo so. Per quanto riguarda Commisso, che sia ambizioso è sicuro, però non so se gli hanno detto che bisogna spendere per fare squadre grosse, cioè per arrivare, per guadagnare 7, 8, 9, 10 posizioni in un anno, c'è da spendere parecchio. E questa non so è se una... gli hanno detto. Questa è una giustissima spendere bene più che altro. Posso rispondere? Bene. Però spendere. Sì. Allora. No, rispondo a un telespettatore, mi sembra corretto, perché mi ha detto cosa ne pensa, lo vorrei sapere oggi, chi vince lo scudetto, se è normale o è falsato. Perché poi siccome io lo dico da tempo, così rispondo ora, segnatelo, chi vince lo scudetto, lo vince... No, ma perché siccome ci sono, come potete chiamare, voglio chiamare una parola gentile. Non usare, ecco, bravo. Ci sono quelli che, come dire, che non arrivano mai all'uva, allora se lo vince la Volpe, subito, sì. Chi vince qualsiasi torneo è normale, le regole sono queste, ha vinto, complimenti, vince la Lazio, complimenti, vince l'Inter, complimenti, chi vince la Juve, complimenti. Così chi vince la Coppa Italia, sono d'accordo, a meno che non si verifichino fatti clamorosi. Mi è venuto in mente, ripensando l'altro giorno, al povero Gigi Simoni, persona eccezionale, anzi, per caso fossero... Vedi Michele, io voglio stare di buon senso. Questi video finiscono, non te, perché... ritornare su questa roba di consiglio. No, come dice le pagliacciate di calcio. Perché se c'era il VAR, l'Inter arrivava a 12 punti dalla Juve.
Vabbè. Beh, allora, siccome, comunque, se il mio siccome non mi dite, ma se la mia nonna aveva le ruote era un carretto, la mia nonna sarebbe stato un carretto, invece non era un carretto, perché ha campato 99 anni e 11 beata mesi, lei. Così te lo dico. Beata lei. Allora, tutte queste robe, non succede nulla, le regole del calcio sono quelle che sono, col VAR doveva essere chi vincevano, anzi, col VAR dovevano cambiare le cose, chi vince, lo dico adesso, chi vince. Ma io te lo dico anche per la Juve. Chi è più bravo e più forte. Ma quando se vince l'Inter, chapeau. Se vince la Lazio, chapeau. Se vince la Roma, chapeau. Se vince la Juve, chapeau due volte, perché io sono tifoso della Juve. Punto. Sono d'accordo, hai detto bene. Però ti ricordo che anche a sfavore della Juve sono successe delle cose. Perfetto, è pazienza. Classico esempio, il campionato vinto dalla Lazio, Perugia, Juventus, cioè, ti ricordo, con la pioggia. Ti ricordo che sottoscritto, quando è andato fuori la Juve con le Real Madrid e tutti dicevano ladrocinio l'arbitro, io sono stato l'unico. Famoso episodio del te ricordi, Giorgio? L'unico. Di cui ho anche fatto sapere alla Juventus, per i miei canali, che aveva sbagliato, hanno perso il capo. Perché il problema non è il rigore dato a un secondo. Il problema è che tu hai messo un giocatore che alla Juve non può giocare, che lo lascia a te a 30 secondi, lo può lasciare a 3 metri. Cominciamo a dare la responsabilità ai giocatori e la merce che ci si ha. Gli arbitri possono sbagliare, ma i campionati non sono mai falsati. Perché se uno fosse onesto, un presidente, e dicesse mia colpa perché ho comprato un giocatore mediocre, mai, che non ha la testa per... sono d'accordissimo, però non puoi negare che episodi dubbi capitano, Angelo, lo questo so, capisco, ma anche col VAR, tu così, guarda quante discussioni facciamo col VAR, Michele, lo guardano 10 volte, certo, sbagliano anche loro, sono d'accordo, perché sono d'accordo, però la precisione non ci sarà mai. Se si vanno a rileggere tanti campionati, sicuramente sai quanti episodi bravi, ci sono dubbi a favore, in qualche modo possono aver inciso sul risultato finale del campionato. Ma anche adesso c'è un rigore che un VAR lo dà, un altro non lo dà, lo stesso fa, ma sono le regole del gioco, altrimenti, come ho sempre sostenuto su questi argomenti, non ci sono regole, ognuno va in campo, chi è più forte con la mazza vince, ma quello è un altro tipo di sport. Subito dopo la pubblicità, Greta Beccaglia ci porterà dentro il secondo argomento di discussione di questa serata, vale a dire il movimento che, se io fossi nelle segrete stanze di chi comanda e gestisce Firenze, incomincerei a guardare con un po' di attenzione, perché vuol dire che qualche cosa non tanto diritta proprio l'ho fatta. Ma dopo la pubblicità. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Martedì, 21:15, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Outlet Grandi Firme, trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Crescita, accoglienza e valorizzazione delle capacità di ognuno. Le parole d'ordine che ogni giorno guidano la nostra passione.
perché fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere. Aiutaci ad aiutare. Dona anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Opera Santa Rita. Vuoi rottamare la tua auto? Allora rivolgiti all'Autodemolizione Leporatti. Autodemolizione Leporatti, anche ritiro a domicilio del vostro mezzo. Rivendita ricambi usati, commercio metalli di recupero. Autodemolizione Leporatti ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001. Che aspetti? Vieni a trovarci, siamo in via Ceppeto 30 a Lamporecchio. La selezione delle materie prime, le migliori miscele di caffè e la lavorazione diretta e controllata delle capsule. L'alta qualità di Cialde Italia nasce così. Produzione e vendita di cialde e capsule compatibili di caffè e bevande. Acquista online su cialdeitalia.it. Spedizione in tutta Italia. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da mani toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Allora, Greta, secondo argomento. Argomento parla proprio di commisso e della questione stadio. Oggi sono stati rimossi alcuni striscioni fatti dai tifosi per, a favore della lotta per lo stadio. Infatti hanno scritto: noi stiamo con Rocco. Cosa ecco, ne pensate? Questo è uno di quelli... Fatto che, bravissimo! È una cosa incredibile. Ce n'era un centinaio anche in posti incredibili a... In Indonesia sono già stati rimossi anche a Piazzale a Firenze sono già stati rimossi a Firenze sì, ma quelli questi, all'estero questi sono fatti questo è un fatto grave. Maurizio, quando ti chiamo, grazie, perché sennò ci parliamo sopra. Vai. Bene, bene. No, dicevo che quelli all'estero mi pare sia in Asia, no? Incredibile, perché non pensavo che ci fosse stata. Però intanto a Firenze, per esempio, Piazzale Michelangelo sono stati rimossi tutti. Sì, e ci sono anche delle immagini. Posso fare un piccolo introduzione? Comunque è stata una bella dimostrazione. Ora vedo già il sorrisino. Sì, perché tu già ti pronto. Sei perso domenica scorsa. Già pronto. Angelo ha fatto un bellissimo intervento domenica scorsa a proposito dello stadio, ragionando a 360 gradi, coinvolgendo anche i Della Valle. Però lo lascio per ultimo proprio per questo. L'oggetto della discussione, parto da Michel, vado da Michele e poi da Maurizio. L'oggetto della considerazione su questa notizia è una delle poche volte, a memoria, ma non mi riferisco a Firenze, che c'è una risposta tangibile, concreta, di una popolazione sportiva che si dichiara da una parte, e chi fa l'amministratore non può non prenderne atto. Questo siamo tutti d'accordo, è così la realtà, però purtroppo bisogna fare anche conti con la situazione di fatto, cioè io mi sono espresso più volte all'insegna di un aggettivo che secondo me è quello decisivo, e cioè questo aggettivo è possibile, cioè siamo tutti d'accordo che la Fiorentina ha bisogno di uno stadio nuovo, tutti quanti d'accordo, e che va fatto, oppure che venga rifatto il Franchi, però... Allo stato delle cose, mi sembra che su questo territorio, ivi compreso anche Campi, perché lì è scoppiato un casino bestiale con Toscana Aeroporti, che è la società che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, e che ha in progetto di fare la pista che è assolutamente in contrasto con l'idea dello stadio a Campi. Ed anzi, l'amministratore delegato ha già detto che nel caso si va subito per via legale. La Fiorentina che vuole fare lo stadio a Campi e l'aeroporto che vuole la seconda pista in uno, o l'uno o l'altro. Allora, la seconda comunque pista detto alla Mercafi non si poteva fare perché c'era e c'era la pista. Ma a Campi non si può fare perché e c'è la pista. E che cazzo? Non ci sono, la realtà è questa. Vorrei però precisare, poi ci torno dopo. L'unica se no diciamo cose non corrette. Vai. Allora,
la pista che ho seguito per 10 anni, sì, e mi sono battuto stannagliaccio. C'è l'intervista di autogiornale dell'amministratore delegato. Campi è un'altra parte, perché la pista, se venga fatta parallela all'autostrada, lo stadio non c'entra nulla, atterrano da Prato verso qua, perché l'ho seguita e mi ricordo allora una mia mozione fu approvata all'unanimità. Oggi è l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti. Non mi interessa, io non so se qualcuno può essere amministratore di che cosa, non conosci i fatti stanno molto chiaro. Se la pista è parallela all'autostrada è un conto. È un conto. Vabbè. Perché qui se, campi non c'entra. Non c'entra nulla, non mischiamo se non... Oro e sempre. Sì. Vai, okay. Come 40 ore. Bravo. Però, Maurizio, ciò non toglie quanto ha dichiarato l'amministratore non delegato di Toscana Aeroporti. Queste sono dichiarazioni che vengano fatte, poi li dirò dopo perché. Michele, e poi cartellone. Maurizio. Diciamo Michi. Ma cioè, qui è una novella che si trascina da decenni. Mi sembra che non ci sia grande volontà da parte di chi dovrebbe dare il via libera a fare questo benedetto stadio o ad ammodernare il Franchi. Fra l'altro la cosa, poi è chiaro lì, Michel ne sa 100 volte più di me, io la cosa che mi ha lasciato un po' interdetto e che l'altro giorno è stato detto che a Milano si può tirare giù San Siro perché non è un'opera d'arte, è così. Comunque mentre a Firenze non si possono fare grandi ritocchi al Franchi. Io credo personalmente che la soluzione migliore sarebbe quella appunto di ammodernare il Franchi, cioè di buttare giù quello che si può buttare, lasciare quello che va lasciato e ricostruire quello che a quel punto si deve ricostruire. Michele, comunque, perdonami, buttare giù tutto quello che vuole Comisso, ovvero quasi tutto lo stadio, tranne la torre di Maradona e le scale elicoidali. Si può fare. È un concetto un po' diverso. Si può fare. Sì, si può fare, però il dottor Pessina, soprintendente, allo Stato della Rosa, dice no, non si può fare, perché evidentemente... Ci sono dei vincoli, dei vincoli particolari. Ha ragione Michele. Vai, Michi. Ci sono, secondo me, più che vincoli, ci sono delle volontà politiche, perché comunque in altre città hanno tirato giù quello che dovevano tirare, risistemato su. Ora, ho capito che ci sono i vincoli delle belle A, ma si sta parlando di uno stadio. Ricordiamoci che Commisso viene dall'America, dove gli stadi si buttano giù e si ricostruiscono in 4 giorni, sì, e se non viene concesso alla squadra lo stadio, il proprietario prende la squadra e la porta da un'altra parte. Quindi Commisso non è abituato a questo sistema. Francamente, che si debba, con tutto il rispetto, io non me ne intendo, ma che si debba considerare arte eccetera eccetera uno stadio al pari di come se si buttasse giù gli Uffizi, mi sembra una cosa esagerata. Intanto, prima di andare da Michele Canino, rispondo al volo a Sandra da Empoli. La Serie B per ora sappiamo solo che riparte il 20. Come, a che orario, in quante partite, anticipi, posticipi, nulla si sa ancora. Maurizio, questo movimento di opinione pro Commisso deve essere preso in qualche modo in considerazione da parte di Palazzo Vecchio? Certo, io sono con loro, io sono nel movimento, sto con Rocco e sono arrabbiatissimo, perché a questo punto è chiaro tutto, non si vuole fare lo stadio a Firenze, perché lui ha detto, se non è possibile farlo allo stadio Franchi per una questione di belle arti, si fa a Campi Bisenzio. Non vedo perché a Campi non si possa fare. Cosa c'è? Perché gli viene messo i bastoni tra le ruote? Tutto il popolo viola, e siamo milioni, perché le istituzioni sono state messe in tutta Italia, non solo a Firenze. Qui a Firenze sono stati rimossi, ed è una cosa inaccettabile, perché questa cosa qui è inaccettabile, che siano stati rimossi gli striscioni. Ma non sono stati messi solo a Firenze, sono stati messi in tutta Italia, e ve lo dico io perché mi sono documentato. Io sto con i tifosi e con Rocco, perché la Fiorentina, se vuole rimanere a certi livelli, ha bisogno di uno stadio nuovo, per il discorso che si faceva l'altra volta con te, Giorgio, e con Angelo. Adesso ci sono dei paletti, la Juventus e altre squadre sono a dimostrazione. Con lo stadio nuovo Firenze può stare in Europa e ha comunque a ridosso delle grandi squadre. Senza stadio non si va da nessuna parte. Io dico, chi non vuole che venga fatto lo stadio, perché questo signore non ha chiesto una lira, non ha chiesto un euro al comune o all'amministrazione comunale, ce li mette in tasca sua. Ha chiesto molto sommessamente, come direbbe Angelo, ditemi dove devo fare lo stadio. Franchi non si può fare. Alla Mercafir lui si è fatto dire quanto doveva spendere, è venuto fuori una cifra esagerata e lui ha detto, io con queste cifre qui non lo faccio.
il sindaco di Campi si è offerto per farlo fare a Campi e si sono messi nel mezzo, gli hanno messo bastone fra le ruote e non vogliono che lo stadio venga fatto a Campi. Mi devono spiegare il perché, ci devono spiegare il perché. Perché vediamo siamo se te lo spiega. E vogliamo lo stadio nuovo a Firenze. Vediamo se perché te lo spiega Angelo, che domenica ha fatto una disamina perfetta. So, guarda, cercherò... so che è stata apprezzata anche all'estero, fuori dai confini. Fuori dai confini. Ti dico questo, Giorgio, come rispondo anche a un telespettatore, così faccio il ragionamento. Vedete, questo com'è la, cosa ne pensa dello stadio? E così faccio un ragionamento. Vedete, parto da qui. La Fiorentina ha avuto un'occasione unica da avere forse una delle famiglie più importanti imprenditoriali italiane, cioè levata la famiglia Agnelli, ma un imprenditore serio, cioè Della Valle sono imprenditori serio. Io l'ho difesa da sempre, tu sai Giorgio, non lo dico adesso, da 10 anni facciamo la trasmissione, seppur c'entro nulla con la Fiorentina, perché riconosco che sono una famiglia seria, grande managerialmente parlando, serissimi. Sono venuto a Firenze cercando di far capire, di prendere la Fiorentina, di innamorarsi della Fiorentina, e probabilmente forse il fratello Andrea se n'è innamorato più di Diego, ma non lo so, questa è una questione. Non è che posso andare a misurare come sono innamorati, ma abbiamo preso la Fiorentina a cuore facendo anche degli investimenti su calciatori, lo sappiamo velocemente, gli è andata male per un periodo, sappiamo cosa è successo, giocatori che si sono rotti lì hanno avuto sfortuna. Però sono venuti con un progetto dove io nel 2008 c'ero, ecco come aggancio allo stadio di oggi, dove avevano un progetto serio di come costruire una società di calcio per farla stare a grandi livelli. Avevano presentato un progetto, già detto lo stadio doveva essere un centro di aggregazione. Avevamo anche visto il rendering. Sì, io c'ero, a quei tempi ero vicepresidente del Consiglio regionale, andai alla presentazione. Cosa volevano fare? Una cosa molto seria, come si fa oggi la cittadella dello sport, lo stadio, punto di aggregazione per i giovani, cioè deve avere un movimento tutta la settimana, questo gli avrebbe permesso di fare investimenti, quel ricavato, e tenere la squadra nei primi 10 posti in Europa. Stare nei primi 10 posti d'Europa per un imprenditore come Della Valle, serio, uno dei migliori imprenditori italiani, seri, che non porta le sue società all'estero ma paga le tasse in Italia, anche questo per sottolinearlo, perché poi ci sono imprenditori che magari a me possono pure rimanere simpatici per il discorso calcistico, ma a livello di tasse mi rimangono antipacidissimi. No, lo dico questo, perché questa è la mia indole che ho sempre portato avanti da 10 anni. Mentre gli imprenditori come Della Valle investono in Italia, danno lavoro e perciò gli va portato rispetto. Mi sono preso anche insulti perché dicevano che interesse c'hai a livello Della Valle. Ed ecco allo stadio, sono andati via perché sono stati per 10 anni presi in giro. Perché prima lo stadio si fa qua, poi si fa là. Poi alla fine lo sintetizzo, gli dici fai lo stadio su un palazzo, c'è una roba che se un politico ha veduto cosa deve fare? Deve pensare com'è la città del futuro, perché questo facevano i grandi politici, poi si prendevano i migliori professionisti e dicevano io penso che penso la città in questo modo, lo stadio fuori. Tu sistemamela. Vicino a collegamenti ferroviari, autostrada. Tu ora, tecnici, non, perché il politico non sa tutto. Prendi i migliori e me lo sistemi. Questo fa un grande politico. Per 10 anni l'hanno preso in giro, è andato via quasi schifato. Devo dire anche, mi dispiace di come è andato via, perché è andato via schifato perché l'hanno messo in condizione di non poter fare nulla di quello che poteva fare. Sicuramente alcune cose l'ha fatto. C'era stato anche un disamoramento per no, la squadra. No, ma il disamoramento è questo, su questo bisogna sottolinearlo. Chi sa leggere i bilanci, un pochino, modestamente, piccolissimamente riesco a leggerli, io vi potrei dire, facendo i conti, in questa sono andato a rivedermi, quanti soldi ha messo di tasca, cioè sai che vuol dire di tasca? Significa rimetti tasca nella tua società come capitale tuo per tenere in equilibrio, perché sennò la Fiorentina per tanti anni, se stava ai numeri di bilancio di quello che produceva, parlo questo termine per far capire a chi sta a casa, di quello che produceva come società Fiorentina, sarebbe andata in perdita non so quanto. Secondo aspetta, te, una volta venduta al commesso, fammi finire, un passo prima, tutti gli anni rimettevano di soldi propri nella propria società, di tasca loro, questo fa capire, dovrebbero capire i fiorentini, quanto amore aveva Della Valle e quanta passione, però l'hanno fatto disamorare, oggi siamo alla situazione di oggi. Con una differenza, Angelo, se mi permette, che oggi... Commisso è nelle più o meno nelle stesse situazioni di Della Valle. A differenza, se io fossi a Palazzo Vecchio, guardo giù e dico, sai, Della Valle erano rimasti da soli.
Ora guardo e dico, caspita, Commisso ora non è da solo, sì. Ci sono tutti gli altri tifosi. Bravissimo dietro. Giorgio, però ecco l'errore che hanno fatto con Della Valle e alcuni tifosi, ma probabilmente qui dico solo una piccola... il cuore ce l'abbiamo, probabilmente un piccolo problema se c'è stato di comunicazione vivendo a 300 km, avendo aziende importanti che danno posti di lavoro a tante famiglie, è chiaro che la famiglia Della Valle si interessava alle sue aziende, forse stando lontana a 300 km, perché nel calcio bisogna starci, se l'unica colpa hanno è questo, perché i tifosi dovevano difendere Della Valle, come all'inizio hanno fatto, come stanno facendo adesso un Commisso, venga attualmente a problema di adesso. Adesso la situazione... Perché lei ha detto una cosa interessantissima e giusta a proposito del concetto americano degli sì, stadi. Sì, ci arrivo. Commisso ha preso la Fiorentina, penso con la stessa passione che hanno preso Della Valle. Non conoscevamo Commisso, almeno personalmente, finché poi non sono andato a vedere... Commisso anche lui brevemente, un imprenditore che si è fatto da solo con la sua famiglia emigrando in America, è stato bravo perché ha fatto un impero, viene a Firenze perché gli piace il calcio, gli piace probabilmente anche per problemi, non solo, non diciamoci, non fingiamo, non è solo un problema di cuore, anche Commisso lo fa per il cuore, per tutto, ma perché gli piace il calcio, perché il calcio ti può dare anche una visibilità che altri non ti danno. Vorrei ricordare, fra virgolette, Berlusconi, che era già un grande, ma la visibilità gli ha dato il calcio, che ha fatto anche il Presidente del Consiglio, non te la dà nessuno, ok? Commisso è venuto, ha preso la Fiorentina, venduta la famiglia Della Valle, che mi dispiace nel modo in cui sono andati via la famiglia Della Valle, lo sottolineo, è partito con solo entusiasmo, è un uomo del sud, ci mette molto cuore, questo bisogna riconoscerlo, ma vuole garanzie, perché per tenere la squadra, perché altrimenti raccontiamo a casa cose che non stanno né in cielo né in terra e poi i tifosi si imbestialiscano. Non è che il Commisso viene qua e dice, sai, e zio Paperone, tutti l'anni metto la squadra, non mi fanno farlo sta che... Non è così, perché se anche c'hai soldi, un imprenditore serio fa una valutazione di quello che spende in bilancio, può anche investire e mettere di capitale sapendo che poi avrà dei ritorni, in quanto tempo ha ritorni, fa tutta una serie di conteggi. C'aveva le tre condizioni sue, fa bravissimo. Allora, Commisso, a differenza cosa ha fatto? Ha messo il cuore. Anche qui gli hanno detto le solite promesse. Quando poi lui ha fatto una giratina a Mercafili, dice, ma io non ho mai visto su dei palazzi, cioè qui devo buttare giù palazzi, perché per fare una cosa seria tu bisogna anche avere spazio. Ma spazio non solo per i posteggi, ma non solo per quello che vuoi costruire intorno allo stadio. Ha capito che l'hanno preso in giro, ha forzato la mano, ha fatto una cosa in più, questa Commisso glielo riconosco. Ha comprato i terreni per fare un centro sportivo, che per una società di calcio di Serie A è fondamentale. Ma la situazione, cari amici e chi ci ascolta, è identica. Questo è la differenza, che adesso ha messo soldi velocemente, voleva fare veloce come dice Michel, perché vuol portare la Fiorentina, anche lui, ed ha ragione, perché il marchio di Firenze, questo lo voglio sottolineare, il marchio di Firenze è un brand di Firenze, è uno dei più importanti nel mondo, insieme a Parigi, Londra. Cioè, però, scusa, Angelo, una domanda da fare. Se noi bisogna guardare avanti. Cioè, Angelo, aspetta. Hai detto tutte cose che... Guarda Commisso, sì, che è appena sceso il tuo Tomcat. Sì, aspetta, scusa. Hai detto tutte cose che sono... No, guarda avanti. E ci arrivo, guarda avanti. Ma adesso devi trovare un altro... No, perché ti domando? Perché siamo a questa situazione di stallo? Se tu mi fai finire, ci arrivo. Ci arrivo velocemente. Commisso non è una situazione di stallo, ha già messo l'out perché no, lui... Commisso, chi gli deve dare il via libera per chi parla per di restaurazione del Franchi, chi parla di restaurazione del Franchi, cioè voglio dire è un pannicello caldo, perché non può portare, anche se poi la gestione dello stadio una volta andasse sua sarebbe diversa, certo lo puoi coprire, puoi levare le piste, tutte queste robe, io non sono un tecnico. Meglio un Franchi restare col restare, sì, che altro. Michel, questo è nella testa del tifoso, perché il tifoso non fa il ragionamento. Il tifoso infatti ti dice una cosa, il restyling perché noi cittadini se no dobbiamo pagare lo stadio, cercano di non farglielo fare. Ma vedi, perché ci arriva, vedi la gente come, perché la gente ti segue, ragiona. Certo. Il restyling serve al tifoso perché comunque sa che va allo stadio, per uno stadio coperto. Ma non potrà mai, ricordato, fare, come dire, in qualche modo avere dei ritorni importanti come può avere lo stadio nuovo, dove tu crei anche un centro di ma ci vuole lo spazio dove aspetta, un centro di aggregazione e centri commerciali, ci vuole lo spazio, ci arrivo. Commisso, visto tutto questo, adesso ha puntato un problema, ha detto, ma benissimo. C'è lo spazio secondo te o no? Perché come? C'è uno spazio, certo che c'è, dove? Te lo dico io, a campi ci sono, e spiego adesso perché ci sono a campi. Ci sarebbe stato per me, con la volontà politica, i terreni giusti erano quelli di Castello. Perché ho già spiegato, quando allora me ne interessavo... Ormai è passato. Sì, ho già spiegato, già passato non è così, perché i terreni sono stati sequestrati, poi disequestrati, ma ricordate, ci vuole la volontà politica.
perché quelli sarebbero stati i terreni perfetti, perché c'è la stazione di Castello, perché tu potresti collegare lo stadio come tutte le grandi città con la metropolitana, o comunque qui c'è la tranvia morta, che arriverebbe. Vai al mondiale del 90, lì grandissimo errore. Tu a Castello potresti fare grandi cose con la volontà politica. Non mi dite, perché sennò sono pronto a fare qualsiasi dibattito, con la volontà politica si può fare. Va bene, ma il problema non c'è la volontà politica. Allora ti dico, altri terreni sono a campi, perché a campi li puoi fare, hai spazio. E che dice che dà fastidio all'aeroporto? Dice una grande bugia, una grande balla che non c'entra nulla, perché ho già spiegato prima, li può fare a campi. Non è uno scandalo. A campo c'è anche il problema, dicono no, io non lo so, riferisco a il sindaco ha già dato la sua viabilità. Arrivo arrivare il sindaco Michel, perché sennò ora finisco, poi fate tutto quello che volete. Il sindaco ha già dato la sua disponibilità. Il problema è politico. E vi dico perché è politico. Qualcuno pone, dice, ma la città metropolitana, non vi fate raccontare baggianate da chi non conosce le leggi. Con un comune non può decidere su un altro comune. Ma sei sindaco, sindaco di Firenze. Non ha chiara, non ha... E se non ha chiara sono fatti suoi. Se io sono sindaco di campi io me ne sbatto, perché se io ho la disponibilità porto la variante in consiglio comunale. Ricordati che le leggi sono chiare e io lo faccio. Poi se tu mi dici c'è un problema politico e sono stessa, come dire, colore, e allora per non trovarsi a scontri, sono problemi loro. Ma i terreni a campi ci sono. A campi il siamo. Il sindaco di Firenze è anche sindaco della città metropolitana. Te ne fai niente, come pensi tu non ci ningumme. Perché non conosci la legge, la città metropolitana sono un problema di coordinamento. Ogni sindaco per legge è autonomo. Capisci? Perché se no raccontiamo. Ti leggo un messaggio. Sì, però scusami, se no questa cosa. Raccontiamo baggianate alla gente che non conosce la legge. Non è che il sindaco metropolitano può comandare su un atto. Non esiste questa roba. Per te è fattibile lo stadio a campi? È fattibile lo stadio a campi, come ha detto il sindaco di campi, è fattibile facendo alcune varianti, chiaramente, perché è evidente, per le infrastrutture. Ma vorrei ricordare che c'è l'autostrada e ci sono già le uscite dell'autostrada. No, c'è già l'autostrada. Sì, noi qui sarebbe perfetto. Siamo nell'aeroporto, ci si può solo fare. Una linea della tranvia che già vorrei ricordare, con poco può arrivare là, che vuol dire che la gente andrebbe allo stadio con la sua tranvia, come si fa nei paesi moderni, dove si vede. E il sindaco di campi, gli faccio chapeau, complimenti, perché da diversi mesi che dice io sono disponibile, la battaglia è solo politica. Allora io dico agli amici, e commisso credo che abbia capito il problema, faccia lo stadio a campi, non è un problema se a 10 km o 12 da Firenze, che volete che sia? 10 km delle grandi città metropolitane sono un quartiere, perché uno in alcune città metropolitane l'aeroporto sta a 200 km e sono vicini uguali. Perciò se c'è la volontà, adesso fa bene commisso a puntare i piedi. Da ex politico ti domando, perché campi restare nel Franchi e quant'altro. Campi ma ci sono delle aree a Firenze, segnatamente quelle dove ci sono le caserme dismesse. Certo, non entriamo nei ma Michel pone una domanda molto giusta. Il problema è le caserme dismesse. Perché dico questo? Ci vuole il terreno. E siamo puntati a capo. Perché non c'è la volontà. No, ma non è la volontà, Giorgio. No. Vedi, tu butti giù la caserma. Tu non sai cosa trovi sotto. Perché una cosa è terreno, come ha fatto la Juventus, come ha fatto a Torino, come hanno fatto. A Torino c'è lo stesso colore politico, l'ho già spiegato, eppure gliel'hanno dato perché c'era la volontà, in due anni hanno fatto lo stadio. Fare uno stadio su un terreno, intanto costa meno, intanto lo fai molto meglio. Come se io devo andare a buttare giù una caserma, che c'è quello che dice Michel? Non so cosa trovo, tanto ho dei costi di demolizione che sono enormi. Mercafier è fallito proprio per questo. Ma certo, ma poi... Ascolta il messaggio. Allora, ti leggo questa cosa, gli striscioni contro i Della Valle sono rimasti almeno una settimana, mentre quelli a favore di Commisso e contro Nardella solo due giorni. In più ti dicono, riguardo a campi, ti danno tutti ragione, la maggior parte dei tifosi, però ti dicono che ci potrebbero essere danneggiare i gigli come centro commerciale sia all'interno dello stadio. Dopo la pubblicità, fermi, anche perché stiamo sbordando in un campo che non è sportivo. La pubblicità, però rispondiamo a tutto. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino. È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Martedì, 21:15, Toscana TV.
l'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Anche in questo tempo di pandemia, le misericordie della Toscana sono ovunque accanto a te. Sostienile. Dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia più vicina a te. Ovunque accanto a te. Misericordie Toscane, ovunque accanto a te. Continuiamo a credere che il domani sarà migliore. Intanto, tuteliamo noi e gli altri. Prendiamoci cura delle nostre attività e delle nostre case. Per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per la vuotatura delle fosse biologiche, affidati a Mani Sicure. Affidati a Palma SRL. Disponibile 24 ore su 24. www.palmagroup.it. Adesso più di prima al fianco di chi sosteniamo. Noi educatori professionali sempre vicini nella relazione. Ci siamo per i colleghi e per i cittadini. Campagna informativa a cura di Coordinamento Regionale Toscano, Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Anche quest'anno, ricordati, puoi aiutare ad aiutare senza spendere nulla, donando il 5 per 1000 delle tue imposte a sostegno dei progetti di Anteas, Associazione Nazionale Tutela Età Attive per la Solidarietà. In Toscana sostieni Anteas, riportando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'Anteas Toscana. All'Outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'Outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo! Allora Angelo, tiriamo le fila perché sì, devi rispondere sì. Alla considerazione, parti però dalla considerazione sì. temporale. Sì. Contro Della Valle fuori 2 settimane, contro Nardella fuori 2 giorni. È certo, ma perché la questione è che contro Della Valle, quando mi hanno messo fuori, c'era la volontà politica, avevano già capito di dare la responsabilità era della Valle. Era colpa loro. Ma visto, dare la responsabilità della Valle, ingiustamente sottolineo, e chi naturalmente, come dire, la dico in una parola semplice che tutti possano capire, me ne lavo le mani, la responsabilità sta a loro. Cioè, capro espiatorio, tanto ormai è colpa loro. Con Rocco commisso 2 giorni perché hanno capito che il vento è cambiato. Questo intanto parlo un linguaggio come abituato in America, Michelle ha detto bene, che in America si fa. E anche Michele ha parlato degli stati. Michele Tossani ha detto, bravissimo, perché là si fa. E questo parla un linguaggio dove stavolta gli dice, no cari signori, io non ci sto a prendere responsabilità, adesso siete voi. Allora l'hanno levato per non prendersi la responsabilità, l'hanno fatti sparire velocemente. Perché questa differenza, guardate la differenza, perché sottile ma non è, quelli erano contro Della Valle e ce l'hanno tenuti, perché dà la responsabilità. Questi siccome sono a favore di Rocco, contro di loro, indirettamente, ma direttamente. Perché. Ma loro chi, scusate? Contro chi? Come con loro chi? Contro la che ha la responsabilità politica di decidere, sono molto chiari, politichese, qua non c'è politichese, qua c'è l'italiano, sono a favore di Rocco perché sono contro di voi che non gli date la soluzione e questo vi pesa molto, molto semplice. Cioè, secondo te c'è stato un ordine dall'alto, togliete le istruzioni. Certo, ma è evidente, perché siccome questo non può essere, che non può essere, che non può farti solo che piacere, se i tifosi in questo momento sono a favore di Rocco, lo rafforzano la tifoseria, se li levi vuol dire che questi striscioni ti hanno fatto molto male. Anche però bisognerebbe sapere chi materialmente ha dato un adesso ordine. Adesso chi ha dato l'ordine non lo so, stando alle agenzie di stampa è la polizia locale. È già molto semplice. Vabbè,
la polizia locale vigili urbani potrebbe aver agito su mandato di chi? La polizia ma qualcuno ma di chi? Del capo dell'amministrazione. Oh, parliamo in, cerchiamo, ascolta, fingiamo di buonismo, parliamo in linguaggio chiaro. Chi è il capo dell'amministrazione della polizia locale? L'amministrazione, punto. Ha agito su un ordine dell'amministrazione e di là non l'ha levato su un ordine dell'amministrazione. Nardella ha dato l'incarico al comandante. Io se sia Nardella o sia l'assessore non lo so, perché ragazzi non si può, cioè come no, allora che se non metti tutto così può essere in questo modo. Michel, ma te non metti però così. Uno per dire certe cose ci vuole, cioè scusa Michel, ci ma come prove, ma scusa Angelo, ma tu veramente all'elettore a casa fa arrabbiare, ma stammi a sentire, ma che uno così salza il capo della polizia, il capo di tutto e leva chi vuole, ma che stai dicendo? Ma come l'ha detto, ma della polizia prende levi. Ma che la gente a casa mica ha bevuto, la gente è chiaro, però per levare una cosa ci vuole un'ordinanza, un'ordinanza la devi firmare qualcuno. Certo, ma di sicuro se è andata così. E come se è andata così? No, se metti in dubbio. Guarda, mette di buonismo. Qua non c'è un dubbio, no, che però, quando c'era un conto della Valle sono stati 15 cognome. Giorni. Quando ora sono a favore di Rocco Commisso l'ha levato in dopo due giorni. Perché vuol dire, ti ha dato fastidio. Siccome una cosa piacevole e fastidio non ti davano, visto che quell'altro ha avuto i 15, quindi dovevi tenere 3 mesi. E invece l'ha levato dopo 2 giorni. Parliamo un linguaggio chiaro alla gente a casa, smettiamola con questo è politico. Difficile trovare una soluzione diversa. Ovvio. Di no, ci vuole un tu vuoi, il nome, ma è difficile poter trovare il nome. Io non sono il capo della polizia per trovare il nome. Cioè, che questa discussione stiamo trascurando un pochino Maurizio e Michele, ma la vis polemica di Angelo e di Michel su questo argomento sono è... No, io non sono polemica, io però vado per, come dire, cose certe. Io Angelo mi fa una determinata ipotesi, questa però non me la completa. E capire, mica ce l'ho che l'ha firmato. Io ti faccio cose certe. Tu questo dubbio così, Michel, io te lo devo dire. Questo dubbio è il mare di Firenze. Perché voi siete, e non lo dico la parola, siete siamo una arrivati. Serie di sempre a cercare giustificazioni. Devi parlare chiaro agli elettori. Abbi coraggio, hai un ruolo, devi parlare chiaro. Poi chi è che l'ha firmato? Vanno a vedere che lo deve fare. Ma parla chiaro, basta con questa roba. L'hai toccata pianissimo, Angelo, l'hai toccata pianissimo. Basta. Sono come San Tommaso, perché non vedo, non credo. Ebbene, allora se vai, ti informi domani, vai e dici che ha firmato. Siccome sei un giornalista, vai e le fai male. Oppure chiedi a chi lo può fare di dire che ha fatto la dichiarazione punto. Di Gravina, il numero uno della FIGC, tra Mecenati e Cialtroni il calcio ne esce rafforzato. Piano B, play-off e play-out. Alla fine dell'incontro in Spadafora è stato grande, di grande serenità. La domanda se aveva paura che il calcio italiano facesse la fine di quello francese, lui ha risposto che la preoccupazione di non ripartire è stata molto forte. Michele, tra Cialtroni e Mecenati, avresti detto tu, capo del calcio, una cosa del genere? Ma io no, assolutamente, mi sembra che si sia preso una bella responsabilità a dire una cosa del genere. Penso di aver capito con chi ce l'avesse, però insomma mi sembrano dichiarazioni... come direbbe Angelo giustamente, cioè ci sono delle situazioni in cui uno può dire delle cose al bar con gli amici e altre situazioni invece quando ha un ruolo istituzionale non può dirlo assolutamente. Per quanto riguarda le soluzioni alternative nel caso in cui non si dovesse finire, io spero che si vada in quel caso verso la cristallizzazione, perché i playoff sarebbero una cosa ridicola, sarebbe come organizzare il Giro d'Italia con Bartali e Coppi con 10 minuti di vantaggio, a un certo punto si interrompe il giro e si dice sai che decidiamo tutto uno sprint in salita, pigliamo anche Bobé, Kubler, quelli che sono a 10-15 minuti dietro, cioè sarebbe una cosa ridicola. Professore, mi perdoni, lei insegna? Storia e filosofia. Mi auguro che la sua cristallizzazione di classifica non passi attraverso l'algoritmo, perché se no è un no anche quello sarebbe una cosa, insomma non lo so, io non voglio gettare insomma getta sospettoso eccetera, però io ribadisco che se la Juventus avesse perso la famosa partita con l'Inter a porte chiuse il campionato non sarebbe ripartito, e che se malauguratamente per Angelo una qualsiasi casualità un'altra squadra, una della capitale, non quella giallorossa, dovesse trovarsi a un certo punto un punto avanti, qualcuno farà di tutto per finire il campionato subito. Troveremo improvvisamente un quintale di positivi al Covid per cui il campionato si ferma. Lo dico già adesso, non sono. Fammi non sentire Maurizio. Mauri, Cialtroni e Mecenati.
Intanto fammi fare complimenti a Angelo su quello che ha detto prima. Veramente uno che ha detto le cose come stanno. Ma questa volta i tifosi la pensano tutti così. Io la penso così e la pensiamo tutti così. Poi voglio vedere se Rocco Commisso va via, chi lo paga l'affitto allo stadio. Nessuno. Cioè l'affitto del Franchi, voglio vedere chi lo paga, perché non viene più nessuno. Se va via lui non viene più nessuno. Quindi qualcuno le responsabilità se dovrà prendere. Ho visto che mi hanno mandato un messaggio su dove fare lo stadio, rispondo e poi chiudiamo l'argomento. Lo farei a Campi, perché è l'unica soluzione possibile. Punto e chiudiamo l'argomento. Cialtroni o Mecenati? Bravo Angelo, bravo Angelo. Hai detto le cose come stanno. Cialtroni o Mecenati? Tornando all'altro discorso che mi chiedevi, ma sai, queste sono dichiarazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che il calcio italiano è sempre stato, comunque, si sa, è un mondo di mecenati tra proprietari, direttori sportivi, è sempre stato così, dai Rozzi agli Anconetani, i tanti direttori sportivi sono venuti fuori, i presidenti di società di calcio sono tutti mecenati, anzi, probabilmente, a salvo rare eccezioni, i presidenti delle società di calcio di adesso non sono mecenati come erano quelli di una volta. Io vi ho fatto due esempi, Rozzi e Anconetani, ma ce n'era tantissimi altri, dall'avvocato Agnelli a Dino Viola, ce ne sono stati tantissimi. Però, ripeto, il calcio adesso ha bisogno più che altro di ripartire e di ritrovare tutte le sue componenti. Poi vedremo, però il calcio non si può paragonare a quello che era una volta, perché adesso è diventato un'industria. Michel, quindi ruota tutto intorno al business. Cialtroni o Mecenati? Sì, ma questo... ma... sì, aspetta, Michi, vai Michi. Cosa dà dei cialtroni a qualcuno? A chi? A chi? Lo so, infatti, io... Chi sono? Come quelli che stanno precedente... attorno, quelli che stanno come attorno al mondo del calcio, io, quelli che scusate, sono dentro il mondo del calcio. Ma io non vi seguo su questa tattica del dire, del buttare il... Chi sono i cialtroni? Sasso. Chi sono i cialtroni? Dimmelo. No, lo deve dire Gravina, non può fare un comunicato. Saranno quelli che l'hanno combattuto. Quelli chi che sono quelli che l'hanno combattuto? Però non ha senso un presidente di federazione faccia un comunicato del genere. No, un'intervista, neanche un comunicato. Un'intervista a Sky Sport. Io la trovo assolutamente una cosa fuori dal normale, fuori... sei in una situazione di guerra con certe potenze, allora devi essere chiaro e dire nomi e cognomi. Date pazienza, io la penso così, poi mi sbaglierò, ma... Tu ci avresti aggiunto Cenciaioli e Pennivetti? No, io invece con molta calma dico a Michel, sì, però dico a Michel, quando fa queste affermazioni che Gavino dovrebbe fare, ha ragione, dovrebbe farlo se lo sa oppure lo saprà. Pregherei anche lui e anche i suoi colleghi che si lui, sì. Ma lui io sarei. Lui, lui te. Molto sommessamente. Quando anche voi fate dite però io se non vedo so come San Tommaso, io vorrei ricordare sommessamente che giornalista vedete, giornalista ha il dovere morale non solo di dire no se non vedo, di cercarsene le informazioni e poi fare le domande. Questo è il ruolo del giornalista. Io non faccio giornalista, faccio commentatore, giornalista, che è un'altra cosa. Questo lo dico per chiarezza. Vengo a Gravina, se ha detto quelle parole, penso di aver l'intervista e io l'ho vista oggi, l'ha detto perché non penso si rivolgesse solo al mondo del calcio, perché uno va a letto con un po' di esperienza, si rivolgeva a quel mondo fuori. Anticalcio, che naturalmente non ha mai visto una partita, non ha mai giocato una partita e fa considerazione col calcio molto leggere, visto che stasera siamo... Cosa riparti a fare? Cioè, ma loro che proprio per stasera per dare delle risposte con molta precisione, pensando che il calcio fosse quello di una volta, quando si giocava con dilettanti ci si divertiva, no, c'era quello, ma il calcio è un'altra roba. Il calcio oggi è la terza industria. Ma non solo i calciatori, che già guadagnano purtroppo tantissimo, alcuni, ma guadagnano tantissimo perché offrono uno spettacolo, la gente li vede e vengono pagati. Ma il calcio è anche tutto quello che tiene migliaia di giornalisti che tirano avanti le famiglie, giornali, radio, televisioni, siti. Aggiungo io le squadre che fanno la Serie D, la promozione, prendono i soldi che vengono a pioggia dalla Serie A. E quando Gravina dice gli altri sport. Sì, l'altro sport, bravissimo Michel, che dal calcio hanno tantissimo di ritorno, che solo dei diritti televisivi, ci vorrebbe una mezza giornata, ma noi li sappiamo a memoria, che l'abbiamo anche analizzati, l'ha messo anche solo i 24 ore, l'abbiamo commentato. Gravina si riferisce a questo, c'è troppa cialtroneria, quando dice cialtroneria, di gente che parla a vanvero,
cioè la ferma del calcio, è un danno per il paese, per migliaia di persone, perché sai, i calciatori, Michel, alla fine lo fermi, va a giocare da un'altra parte. Questo onestamente va dato atto all'associazione calciatori di averlo sottolineato più volte. Cioè, alla fine loro vanno a giocare da un'altra parte, finisce. Ma qui saltando le società, cioè, la Serie A. E la Serie A, della solidarietà. Caro Michel, e tu su questo penso che ti conosco da troppo tempo, le conosci queste cose. Sai quante società ci sono nel mondo dello sport e del calcio che campano su questo, che sarebbero morte tutte. E allora Gravina, io non so il nome, ma penso di capire bene, ancora riesco ad avere la lucidità, la serenità di saper leggere, il messaggio l'ha dato chiaro a tutta quella gente che parla di sport, di calcio e non sa niente. Quelli, io mi associo a Gravina, sono cialtroni, perché questo non è solo il mondo del calcio. Il mondo del calcio, al di là del messaggio di speranza che io trovo, Giorgio, se mi permetti, positivo, perché vuol dire che il mondo riprende. Sta ripartendo quasi quello tutto, sotto l'aspetto. Ma le faccio le due distinzioni. Quello è solo un messaggio che è positivo anche per dare positività alla gente, certo. Ma soprattutto al danno che Gravina ha cercato di spiegare. Punto. Credo perciò io condivido quella frase, sapendo che non è diritta solo al mondo del calcio, è un mondo esterno, che con molta pazienza, questo sì lo voglio sottolineare, stavolta la Lega si è comportata benissimo, con sì anche i presidenti di tante società che sono stati zitti, perché hanno sopportato dichiarazioni Cellino. Su mezzi stampa veramente vergognosi, che devono sapere nulla di calcio. Vero, però perdonami Angelo, ti faccio io da... Certo. Alternatore colloquiale, non puoi andare all'incontro conclusivo con l'organo governo al quale concedi le prime battute della Coppa Italia, ottieni delle date e non 3 anni dopo, certo. Ma il giorno dopo gli chiedi di cambiare le date anticipandolo perché due società si lamentano. Sì. No! Non è corretto. Questo vai e scegli, punto. Tu hai ragione. Perché sennò fai una figura da... Hai ragione, Giorgio. Davvero. Questo hai ragione, ma tieni presente. Hai ragione quello che dici, sottolineo. Anche perché c'è un decreto che impedisce le manifestazioni fino al 14 ma di giugno. Ma il ministro ha chiesto non di cambiare le date. Anche qui sotto... È una sottolineatura. No, è una scelta delle società, e questo che mi fa incazzare. Benissimo. Allora, tu non hai cambiato le date come hai concordato. Hai solo chiesto di invertire. No, di anticiparle dal 13-14 al 12-13. Benissimo. Ma sono due date diverse, ma rispetto, Giorgio, a quello che concludi. L'hai fatto di anticipare per permettere, perché c'era un problema. Sì, il vero problema ce l'aveva l'Inter. Perché le cose bisogna studiarle, perché sennò quando chi si ascolta a casa, e tu sei preparatissimo più di me, chi ascolta a casa non capisce. Questo è stato di andare in qualche modo a chiedere questo cambio, riguarda l'Inter, perché l'Inter ha posto un problema. Ha una partita di recuperare, prima inizia il campionato. Se l'Inter ti dice, io gioco la partita di semifinale e passo il turno, devo poi fare la finale, il recupero con la Sampdoria, cioè la arrivo. Sarebbe stato giusto che le due semifinali Coppa Italia si disputassero lo stesso giorno. Sì. Perché invece non uno lo puoi fare perché non accontentava la Rai. Anche vi diciamocelo per i telespettatori a casa. Sai perché non è lo stesso giorno? Per la Rai, che ha diritti televisivi sulla Coppa Italia. Ma diciamoci la verità. Ecco, Michele, in questo tipo di situazione dove sono i cialtroni e dove sono i mecenati? Questo bisognerebbe davvero... No, non svicolare, tu non svicoli mai alle risposte. No, io non credo che comunque sia la cosa che mi sembrava interessante da dire è stata che effettivamente, quello non si può negare, c'è stata una grande sommossa di parecchie persone che si sono scagliate contro il calcio, non si è capito bene per quale motivo, forse perché qualcuno... voleva fare il calciatore e non gli è riuscito e quindi c'ha qualche astio per il calcio. Volevo dire comunque, fra quelli che sono stati tanto vituperati e che invece beneficiano giustamente anche della ripresa del calcio, ci sono anche quei giornalisti, soprattutto giovani, che campano scrivendo articoli per 5 euro, esatto. Cioè, 5 euro. Anche esatto. Meno. Non avevano... Esatto. Capito? Bravo. Andare a seguire la C, la B, queste squadre qui e che non avevano nemmeno senza campionato. Magari le squadre di Serie A con un pochino meno ribalta mediatica, che devono essere giustamente seguiti da chi ne sa di più di quelli che sono lontani dai giornali magari di riferimento. Michele, una cosa, perché ce l'avevano col calcio? A me è rimasta impressa una frase che avevo sentito
ai tempi della deposizione di Ceausescu, quando un dittatore muore tutti sono sempre i primi a dargli calcagnati, a calcagnate quando la statua viene giù dal podio. Seconda cosa, delle quattro semifinaliste di Coppa Italia, Napoli, Inter, Juve e Milan, alla fine di questo periodo, per Michele Tossani, quali sono quelle due che possono avere più probabilità di andare in finale? Ma io credo che la favorita sia sempre la Juventus, perché comunque con i cinque cambi la Juventus ha una panchina che le altre squadre non hanno, quindi se saranno in grado di gestire i cinque cambi siano sempre un po' avvantaggiate. Sono però curioso di vedere, perché rispetto alle altre di queste quattro squadre probabilmente il Napoli è la squadra che fa il gioco atleticamente meno dispendioso, e quindi questo con queste temperature potrebbe essere un vantaggio. Quindi perché la Juventus vedi una finale Juve-Napoli? Juve-Napoli. Secondo me Juve-Napoli. Maurizio, di queste quattro? Di queste quattro sì, le favorite sono Juventus e Napoli sicuramente. Perché? Sono queste due squadre qui. Perché? Sono queste squadre qua. Perché? Perché per l'andata, per le partite d'andata, perché come si sono messe, normale, sono favorite. L'Inter dovrebbe andare a far bottino pieno a Napoli, che comunque non è un campo facile. Poi c'è Gattuso che ha un trend positivo oramai da diverse partite. Mentre la Juventus ha portato via un risultato importante da San Siro e quindi è favorita col Milan. Insomma, sono squadre che in casa, poi sia il Napoli che la Juventus, non sono facili da battere, anzi non perdono quasi mai, quindi la finale dovrebbe essere sicuramente fra Juventus e Napoli. E in quel caso mi fai rispondere, Giorgio, però anche all'altra domanda? Prego. Su quello dei cialtroni, guarda, ma noi si è detto volte, purtroppo... t'ha dato noia questa uscita no, ma ha dato noia perché si ritorna sempre lì, Giorgio, si è detto tante volte anche con te, con Angelo e con tanti altri. Prima c'era Franchi che dirigeva la politica calcistica in Italia, il grande Franchi. Adesso ci sono persone che non sanno nemmeno come se un pallone è tondo o quadrato, si ritorna sempre lì. Nel calcio ci devono essere gli uomini di calcio e anche le società, se c'è uno competente, quando va a battere al portone i presidenti delle società, trovano persone all'altezza che gli dicano no, guarda, abbiamo deciso così perché è così. Ma se te vai, se te metti alla guida del calcio dei politici che di sport in generale non capiscono, ci si trova a queste situazioni, come quando si diceva del ministro dello sport che avrebbe dovuto interrompere il campionato prima. Siamo stati per ricominciare il campionato noi in Italia, che abbiamo avuto, diciamo, il picco dell'epidemia Covid prima degli altri paesi, si ricomincia per ultimi, perché in Spagna ricominciano la prossima settimana, in Inghilterra cominciano una settimana prima di noi. E ragazzi, ma qui ci vuole gente competente. La politica col calcio e con lo sport non c'entra nulla. Ci vogliono politici dello sport come era Franchi e come tanti altri che tu, Giorgio, hai avuto modo anche di conoscere, perché c'hai qualche anno più di me. E quindi sai che prima c'erano politici che non erano politici, erano persone di sport che guidavano il calcio e tutto il resto. Adesso purtroppo ci sono degli incompetenti e ci si ritrova a queste situazioni qui. Maurizio, preparati, perché dopo la pubblicità tocca a te e con tutto il mercato che verrà. La pubblicità e poi torniamo, grazie. Ha lasciato un messaggio a proposito di un pacco che doveva arrivare oggi. Ha detto di metterlo da una parte e di non preoccuparsi. Dico, ha parlato così di un bambino? È evidente che considera il procreare una cosetta da niente. E ora noi cosa dovremmo farci con lei? Prendila su, no? Tu prendila su. E anche per sogno non la prendo. Guarda che l'hai trovata tu. Martedì, 21:15, Toscana TV. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, nuovo farmaco con estratto Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini.
Zanzare? No, grazie. Con Frizzanza ti liberi subito delle zanzare. Info su frizzanza.it. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Inserita nell'albo dei locali storici fiorentini, la panineria Schiggi, con le sue focacce ripiene e anche in veste di alimentari, è pronta a consegnarti direttamente a casa tua la tua spesa, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci a Firenze in Viale dei 1001 CR o fai il tuo ordine, orario 10-19 allo 055 58 80 76. Allora, come sempre, ultima parte di trasmissione dedicata al calciomercato, a quello che è già successo, a quello che potrebbe succedere, con Maurizio Canino che ci porterà le novità che sono nel suo deposito di taccuino. E ti favoriamo l'intervento, Maurizio, facendoti ascoltare due cose che ha da dirti Greta. Sì, due cose che riguardano proprio il mercato. In primis Icardi, che è stato comunque comprato da Paris Saint-Germain a 50 milioni, più di Ronaldo e meno di Ibrahimovic. Inter, Icardi al secondo posto nelle cessioni record. Infatti, cessioni. Ibrahimovic è stato ceduto a 69 milioni e mezzo, Icardi 50, mentre Ronaldo nel 2002 a 45 milioni. In più riguardo a Chiesa, perché tanti prima del coronavirus, di questo periodo di pandemia, avevano identificato la cifra per Federico Chiesa tra i 60 e i 70 milioni. Oreste Cinquini ha dichiarato che adesso il valore di Chiesa non sarà sui 70 milioni, proprio per questo momento così particolare. Perché ti rinforzo questa dichiarazione del direttore Cinquini, Maurizio, su quello che dicevamo ieri sera. Se Icardi vale, in definitiva arrotondando, 60, 50 più 8, bonus, sì, più i 15 milioni che la Juventus pagherà all'Inter quando il PSG queste la sono le balle. Ecco, questo entra nelle balle. Vedremo. Io dico quello che qualche uccellino mi fischia. Sì. Dicevo, se Icardi vale 60, quanto vale Chiesa? Maurizio Canino, che sei l'esperto di mercato, tocca a te. No, sicuramente Chiesa, con i prezzi che ci sono adesso, la cifra sarebbe quella, ma non adesso. Quale quella? Quale? Ti faccio un esempio. No, dici quale. Quale? Maurizio, la cifra sarebbe quella quale? Quella di Oreste Cinquini, 70, che ha detto prima valeva 70? E adesso no, non no, più? No, la cifra secondo me non è... quella secondo me non vale più 70 milioni nel calcio attuale. Sicuramente la Fiorentina cercherà di monetizzare, ma se te vedi Icardi a 50, penso lo stesso male di Firenze di tutti. Ragazzi, sì, però fatemi finire, perché sennò vai, è inutile. Allora, se Chiesa è stato venduto al PSG a 50 e valeva 100, vuol dire che il mercato si è molto deprezzato. Non possono più girare quelle cifre che giravano prima, perché è molto semplice: con questa pandemia sicuramente società si sono impoverite, ci cercherà molto di fare scambi. Infatti la voce che è uscita su Chiesa alla Juventus, che secondo me è una pista falsa, perché Chiesa, secondo me, c'è l'Inter veramente che punta su Chiesa, se no all'estero la Juventus aveva offerto delle contropartite, come anche l'Inter d'altronde. Però l'Inter adesso, con la vendita di Icardi, ha 50 milioni freschi nelle casse che può investire. Infatti l'Inter è rientrato anche su Tonali, proprio in concorrenza con la Juventus, e sarà un'asta fino alla fine per cercare di portarsi via, fra le due grandi del nostro campionato, il talento del Brescia.
Poi l'Inter adesso prenderà sicuramente Vidal, perché c'è questo, sappiamo che l'Inter deve rinforzarsi a centrocampo, e Griezmann è un'altra pista, perché anche Lautaro Martinez, da quello che mi risulta, è in uscita verso Barcellona. Sicuramente il prezzo di Chiesa, se era prima 70, adesso sarà meno, però ci sarà, la Fiorentina vorrà delle contropartite tecniche, ripeto, la Juventus aveva, si parlava di Romero e Rugani ed altri. Ora è arrivato anche Perin, Tutto Sport stamattina recita Perin, Mandragora e 20 Perin. Milioni per Chiesa. Sì, sì, è corretto, anche Mandragora e Perin, infatti è quello che stavo dicendo io e conferma quello che dico io, non ci sono più liquidità da parte delle squadre importanti per pagare cash, si paga con gli scambi, si fa gli scambi, io ti prendo Chiesa e ti do altri giocatori. L'unica squadra che attualmente ha un po' più soldi da investire è l'Inter. Maurizio, io ti voglio bene, tu sai che c'è una simpatia enorme, e mezz'ora ci stai facendo una pippa in questo modo, ti stiamo chiedendo con tutti i telespettatori, secondo te quanto vale Chiesa? Sì, dicevo, prima l'ho detto a Michel su un altro argomento. Può essere anche te chiaro, ok? Poi dici quanto costa. Io cercavo chiarezza. 70 milioni. Poi la valutazione 60 posso fare. Quanto Icardi? Mauri, se Icardi 60 50, quanto? Ma nemmeno, perché ma se Icardi vale 50, che è uno dei più grossi attaccanti c'è stato. Quanto fai Chiesa valere Chiesa? Quanto fai Chiesa valere varrà 40 milioni 40. Ora come ora 40. Scusate. E prima allora, però valeva 70. Rovescia. Prima valeva Icardi vale 60. Quanto costerebbe Pogba, che lo vuole riprendere la Juve? Ma anche Pogba il Manchester, Michel chiedeva 100. Adesso non la può più chiedere quella cifra. La verità è, ci dobbiamo mettere d'accordo se questo fatto drammatico del virus ha inciso anche sulle valutazioni dei giocatori, perché i procuratori, molti, sostengono che i top player restano a quel prezzo o addirittura aumenta. I giocatori medi calano, quelli bassi. Secondo te, Michel, Chiesa è un top player medio o basso? Non è così. Chiesa dovrebbe essere un top a dovrebbe livello dovrebbe a livello cambia sì, l'indicativo non è condizionale. Cioè, l'esempio di quanto vale adesso Chiesa, Michel, è semplice. Se il PSG ha dato all'Inter 50 milioni di un giocatore che ne valeva 100, perché era sul mercato a 100 milioni Icardi, gliene ha dati 50, vuol dire che Chiesa vale la metà di quello che valeva prima. Quindi sono d'accordo con te, ma vuol dire che è saltato un po' tutto il sistema del calciomercato. È saltato, certo, perché è prima dicevano appunto che i top player casomai si incrementava il valore, quindi uno come Icardi, che ha fatto, se non sbaglio, 20 gol quest'anno nel Paris Saint Germain, chiaramente 50 è una valutazione ribassa, anche se oltre ai 50 mi pare di aver letto che ci sono 8 milioni di bonus. Più 15 se la rivendi in Italia. Più 15 se lo rivendi. Quello che valevano prima. 15 se la rivendi in Italia. Se Pogba valeva 100, ora vale 50. Se Chiesa valeva 70, ora ne vale 35. È così, è dimezzato. Tutto la metà. Però non tutti gli operatori di mercato sono convinti di questa flessione. Come dire, dovuta... Ma per forza, perché lo fanno di lavoro. Cioè, loro devono vendere giocatori, quindi è logico che cercano di venderli al massimo, no? Michele, però ti faccio una domanda alla quale credo già la risposta tua la conosco. Per un allenatore, cambiare un giocatore con due è sempre un vantaggio? Cambiare un giocatore? Un giocatore con due giocatori è sempre un vantaggio? No, non sempre. Dipende, perché se arriva un altro giocatore... Magari uno spacca lo spogliatoio, rompe le scatole, un triplone di qualche giocatore che c'è già può creare confusione e basta. Allora ti faccio questa domanda specifica. Siccome Tutto Sport stamattina scriveva la Fiorentina accetterebbe Perin perché sa che sta per arrivare una grossa offerta per, voglio fare quello bravo, il Drongoski, tu che sei Iachini, piglieresti Perin e Mandragora per Chiesa? Tu che Perin sei e Perin e Mandragora più un po' di contante. Mandragora onestamente a me non mi esalta più di tanto, perché comunque è un giocatore che doveva avere una certa evoluzione e non l'ha avuta. Quindi io tratterei per cercare di prendere qualcun altro magari. Per quanto riguarda invece il valore, io
dei giocatori sono abituato all'idea che il valore lo faccia il mercato, quindi anche queste cifre che si dicevano, quello vale 100, anche Milinkovic e Savic valeva 100, ora ma nessuno ha dato 100, quindi non valeva 100. Per quanto riguarda Chiesa, io sono d'accordo con quelli che hanno detto che ci saranno più scambi stile NBA. O anche Pogba, esatto. Pogba bisogna vedere, perché comunque la Juve ha un giocatore che tutti vogliono, in mezza Europa vuole, non avete idea di quante squadre vogliono Pjanic, e quindi è un giocatore spendibile sul mercato. Fai contento Pogba. Per quanto riguarda invece Chiesa, per me 70 milioni non li vale più. Però per ora mercato. Mi viene in mente per il mercato, stiamo sempre specificando per i valori di mercato ora, non il valore assoluto del però mercato. Se c'è stata una flessione nelle valutazioni, esatto. Però questo fa da contrasto con il Barcellona va a prendere dall'Inter Lautaro Martinez. Lì Ausilio è stato chiaro, va via soltanto con la clausola sono 110 milioni. Allora, se prima. La valutazione della Lautaro Martinez è 110 milioni, allora automaticamente o Van Danera l'ha regalato il marito, oppure evidentemente se Lautaro Martinez vale 110 a scalare cioè, allora, tutti quegli altri. Se Lautaro Martinez vale 110, Chiesa quanto vale? Chiesa a quel punto può valere 75, 80, non lo so, va buttata lì così, chiaro. Prenderesti dalla Juventus Chiesa? No, Mandragora e Perine. Perine Rugani e Romero? Rugani e Romero sono due molto promettenti. È bello questo che fate, perché mi riporta al mondo del circo, e questo è solo circo. Io siccome ho deciso ma il calcio è divertente no, anche ma per infatti questo, è bellissimo no. Perché ci porta a ridere e questo mi rilassa un po' di più. Prima abbiamo parlato di questo. Ecco, sì, guarda. Sì, infatti, eccolo va. Guardalo lì, bello Icardi con la maglia Juve, che allora, meraviglia. No, questo è circo. Mi farà piacere. Quello dietro è Pollina. Sì. Quando facevo il pilota, quando pilotavo la trasmissione. No, da giovane, quando pilotavo la ti sei perso una trasmissione, perché Marco Forza Viola aveva chiesto a un certo punto a Angelo: baratterebbe cos'era un tridente con un volo, siccome lui è appassionato di volo e di aerei, ha detto baratterebbe il tridente Messi, Ronaldo, Neymar per un volo su un Tomcat, e lui ha detto subito il volo del Tomcat. Angelo peggio di Tom Cruise ma infatti il nostro grandissimo Giovanni Testa ha subito dedicato questa Tom Cruiseata, anche se lì c'è Maverick. Però c'è lo casco della Juventus, È per forza, ha messo il calcio di Maverick. Però di faccia non è che tu li assomigli totalmente. Come no, è lui. No, Michele, ho la sensazione che la quarantena ti abbia fatto scendere qualche diottria. No, qualche diottria. Vorrei ricordare invece, per tornare a un discorso proprio di circo, io ho già detto, quando Giorgio abbiamo affrontato questa roba, le chiacchiere stanno a zero. Quest'anno soldi non ce ne saranno. E l'hanno detto tutti i grandi direttori sportivi. Non fosse Chiesa per la Juve. No, ma non, poi su Chiesa ci arrivo. Non ci saranno grandi scambi. Gli scambi saranno, come ho detto già una volta, come il Monopoli. L'ha detto il direttore del Barcellona. L'ha detto quello della Juventus. L'hanno detto tutte le grandi società. È finita per un po' di tempo. Si scambieranno i giocatori. Cioè, ti do un giocatore, me ne dai due. Cioè, un scambio di questo. Qualche piccolo aggiustamento. Ma non ci saranno, anche per Pogba, ho visto in Manchester, per quelle cose che so, perché Pogba vuol venire via da Manchester, il problema lì è vero, perché Pogba non vuole più rimanere a Manchester, ha due scelte, che prima era il Real Madrid e la Juventus, adesso il Real Madrid penso abbia preso altre strade, lui farebbe carte false, sia con i giocatori della Juventus, come abbiamo letto, che insistono, dice, di portarlo, il problema è lo scambio, perché la Juve ha una clausola, che voi lo sapete, che se lo riprendeva indietro doveva pagarlo 60 milioni, perché questa è la vendita di Pogba. Ha venduto a 100 milioni più i soldi che hanno dato al Manchester. No, a come al si chiama? Procuratore. Procuratore enorme. Raiola. Però se la Juve lo ricompra ha una clausola a 60. Oggi Manchester cosa gli dici? Non mi dare 60 milioni, dammi due o tre giocatori. E sul piatto ci sono Rabiot, Pjanic, oppure Rabiot e quell'altro. Davide Costa, che naturalmente la Juve dice. Ma se io ti do il Rabiot, è vero che l'ho comprato a costo zero, ma oggi vale 40 milioni, secondo loro, e 50 di Douglas, sono 90, non ci siamo. L'aggiustamento sono su questo. C'è sempre la possibilità di far perdere alla Juventus un tuo favoloso giocatore che è De Sciglio.
Ah già, quello di quella di Ciglio però, guarda, devo dirti la verità, così ridiamo, è quasi una commedia. Io è un giocatore che secondo me non potrebbe giocare in Serie A. Non capisco perché lo convoca in nazionale. Tutte le squadre lo vogliono, c'è qualche mistero. Vuoi sapere dove andrà perché a finire Deciglio? Perché calcio è una scienza strana, ognuno la pensa. Vuoi sapere dove andrà a finire Deciglio? Sì. Andrà a finire in una squadra all'estero allenata da Massimiliano Allegri. Questo mi ci sta e capisco tutto. Finisco su Chiesa. Abbozziamola queste barzellette. Se vogliamo far aumentare, il prezzo di Chiesa da anni, dice tutti i giocatori, non solo Chiesa. Ormai in Europa ci sono due o tre squadre, la Juve fra i primi 4 o 5, che quando vuoi far alzare un prezzo interessa Real Madrid, Juve, Barcellona, Manchester United, un po' meno Manchester City perché non si sa che fine fa, perché non sappiamo del Manchester City. Il mercato bloccato. Ma poi non sappiamo cosa fa le coppe, perciò c'è un fuggi, vogliamo venire via, e Paris Saint Germain. Fai alzare il prezzo così. La Juve, Chiesa, non lo prenderà mai, perché non sa che farsene. O ha licenziato qualcuno che porta te, se no non gli serve. Cioè, io vorrei ricordarvi che fa la panchina Bernardeschi, Douglas Costa, cioè Chiesa. Bernardeschi sarà mica più forte di Chiesa. Vabbè, voi dite che... Però l'anno scorso lo voleva. Sì, allora, ascoltate, l'anno scorso lo voleva perché c'era Massimiliano Allegri, che voleva fare un tipo di calcio. E infatti, dando detta Massimiliano Allegri, la Juve un po' si è rovinata. Chiesa è l'unico mercato che ha in Italia, è l'Inter di Conte, ma dovrebbe capire, o se no ce l'ha all'estero, secondo me. Pensa te, se la Juve gli dasse, guarda cosa dico, Romero quello di Genova, Perin, e Mandragola, dovrebbe dargli dei soldi alla Juve per questa roba lì. Cioè, di che cosa, ma però con quei tre giocatori, ho detto che non interessa, non lo prenderà mai, ma se ci fosse una trattativa, la Fiorentina con quei tre giocatori, vorrei dirvi se quasi rifatto un reparto e mezzo, perché Romero è uno dei migliori giovani che a 20 anni che tutti dicano il nuovo Montero. Perin è ritornato a essere il portiere che ha avuto un infortunio alla spalla, ma a Genova sta salvando il Genova. Poi se Genova ha 15 punti lo sta salvando con delle parate eccellenti con una squadra, cioè ritorna era il portiere della nazionale dopo quello del Milan. Comunque sono tutti discorsi, e Mandragola, che come dice Michele, non è cresciuto, ma è sempre un ragazzo di 23 anni che è forte fisicamente. Cioè, sarebbe un cambio che la Fiorentina si è fatta in casa a costo zero, perché viene dalle giovani della Fiorentina, si troverebbe tre giocatori con mezza squadra fatta. Cioè, io ragionerei così, ma non c'entra nulla, io non sono nessuno. Chiesa vuole andare all'Europeo. Per andare all'Europeo. Allora gioca a Firenze. Resta a Firenze. Bravissimo, bravo Michel. Questa è l'unica scelta che io gli consiglio. Se vuole andare all'Europeo, possiamo fare la fine di Bernardeschi. Ce lo porta, ma che Mancini stravede per Bernardeschi. Se no Bernardeschi all'Europeo non ci potrebbe andare, che non gioca mai. Capisci? Sì, sono d'accordo. Faresti questo cambio o no? No, per il Mandragora no, di sicuro. Per il Mandragora e Romero no. Dato per scontato che Pezzella incomincia a dire la Spagna, Napoli. Chiesa, parliamoci chiaro, Chiesa ha ancora margini di miglioramento notevoli, però se li passa diventa veramente un top player, ma top. Per cui... Top, deve fare gol. E lui di gol però non ne fa nemmeno, certo, non arriva mai a doppia cifra. Quello che gli manca. Te lo voglio dire, per io i top sono quelli che fanno top ne fanno 15-20. Tornando al discorso di Iachini che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, questo secondo me sarà uno dei punti fondamentali. Come renderà Chiesa in queste 12 giornate sotto la spinta di Iachini? Io te lo giro, come giocherà Iachini? Con Ribéry, Chiesa, Vlahovic? Bella domanda. Guarda, per te sì o no? Io penso di sì, che poi tu giochi con 4-3-3 o 3-5-2, gli interpreti rimangano sempre gli stessi. Michi, dici di no? Secondo me continuerà a giocare come ora, con due punte, dicendo che si gioca ogni tre giorni e quindi oggettivamente ha bisogno di cambi. Ribéry non è che può giocare tutte le partite, non le poteva giocare nemmeno quando era integro, figuriamoci ogni tre giorni a luglio. Quindi per te non cambierà niente, allunga la panchina, resta sempre Chiesa Vlahovic, Chiesa Ribéry, Vlahovic Ribéry. Cutrone, quel giocatore di scena, però d'altra parte lui, i risultati li ha fatti così, quindi non vedo perché dovrebbe cambiare. Bene signori, è stato molto bello condurre questa trasmissione vivacissima, densissima di commenti, di excursus parapolitico-sportivi, veramente interessante, e il merito è sempre e solo di chi l'anima con i propri pareri. Questa sera sono stati Maurizio Canino, direttore di Controcalcio. Ciao Maurizio! Ciao, grazie. Grazie a te, grazie anche a Michele Tossani, lagabbiadorico.com. Ciao Michi, saluti alla belva.
Sì, grazie a voi. Domani mi riapre la palestra, quindi non mi cercate perché sono lì e mi chiudo. Ah, tutto il giorno ci stai, eh? Sì, sì. Bravo, devo recuperare. Grazie anche a Michel Isler. Grazie a te, grazie ai telespettatori. Domenica prossima sei ancora con noi? Penserei di sì. Molto bene, mi fa molto piacere. Lo dice sempre molto sommessamente, sì, come se non è mai convinto fino in fondo. No. Sì. Vuole vederlo. Vuole vedere. Però domenica prossima ci sarà Michel Isler, ci sarai anche tu, Angelino. Certo, buona. Anche perché siamo alla vigilia del primo trofeo della Juve. Quest'anno triplete per la Juve. Certo, adesso cominciamo. Ecco, lì si entra un altro campo delle nostre. Però va bene, accettiamo tutto. Salutiamo tutti. So che Giorgio, domenica sono stati tantissimi, dalle quello che ci hanno scritto. Spero che stasera sono ancora molti di più e spero che la prossima sia ancora molti di più. Vuol dire che abbiamo tenuto compagnia a tanta gente. Tanta gente, soprattutto perché c'è Greta. Bah, grazie a voi e ci vediamo da venerdì. Assolutamente sì. Adesso mi raccomando, siccome il calcio è bello ma non è tutto nella vita, e come diceva il grande José Mourinho, chi sa tutto di calcio non sa niente di calcio, seguite il film che va in onda subito dopo. Come eravamo è veramente un capolavoro, e di capolavori cinematografici questa emittente in questo periodo ve ne sta sfornando a iosa. Grazie a Giovanni Testa, grazie a Leo, ci vediamo venerdì, forse.